Amiche e amici all'ascolto, ben connessi, ben interconnessi. No, non dire interconnessi perché poi sembra che facciamo il tifo per l'Inter, assolutamente no. Allora, ben connessi, stiamo scherzando con www.stapradio.it, che è raggiungibile appunto dal nostro sito stapradio.it, è raggiungibile anche da 10piujolly.it. Si può ascoltare in diretta anche su Twitter, Rob De Angelis, twitter.com. Si può ascoltare in diretta su YouTube, il canale è 2323 Riccardino. Dovrete scrivere 2323 a cifra due volte attaccate, quindi 2323 Riccardino, e si possono ascoltare le trasmissioni di Stapp Radio. Un saluto naturalmente a tutti gli amici del sito, a tutti gli amici che ci seguono via Spreaker, via Facebook. A proposito di amici di Facebook, sono mancato tantissimo per motivi umani, professionali, tecnici di computer, però cercheremo di recuperare il tempo perduto. Ripartiamo con questa è la Roma. Buon pomeriggio da Roberto De Angelis, come state? Spero bene. Non vi voglio angustiare né annoiare perché ne avrete sentite di tutti i colori, però siamo arrivati al dunque perché ci sarà Livorno-Roma nella prima giornata del massimo campionato di Serie A e affronteremo con i nostri ospiti questa partita. Semmai ci sarà da affrontare qualche dibattito su questa partita, ma aleggia e impera e comanda l'amarezza, la perplessità e non lo so io che cos'altro, non lo posso dire a microfono acceso, davanti alla campagna acquisti cessioni della società giallorossa che si chiama Roma. Potrete scrivere in email tranquillamente sulla posta privata di Facebook di Roberto De Angelis. E a proposito, chi vuole chiedere l'amicizia sul canale Roberto De Angelis, doppia S finale, la maschera di Zorro come emblema, ci siamo ancora una volta. Ma andiamo adesso a cominciare, sperando di ricordarmi i meccanismi tecnici, perché è tanto che da questa postazione non ci siamo più. Cominciamo a dare subito il buon pomeriggio al primo opinionista, Jacopo Palizzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io spero che la tua voce giunga bene. Ci siamo lasciati un periodo fa, qualche mese fa, e ricominciamo adesso. Eravamo amareggiati per quello che era accaduto, stavamo alla vigilia della partita di Coppa Italia, sappiamo tutti com'è andato, il derby di Coppa Italia è andato meritatamente, e purtroppo lo devo ammettere con amarezza, ma è andato meritatamente alla Lazio. C'erano delle defaillance da colmare nella società giallorossa, è arrivato Rudy Garcia e se ne sono andati Osvaldo, Marquinhos, e stasera ci dovrebbe essere l'annuncio di Lamela al Tottenham di Baldini, e non si dovrebbe fermare qui perché Baldini sta bussando a Coppe, chiaramente avendo un ricchissimo portafoglio anche per il signor Pjanic. Jacopo Palizzi, grande voce sportiva, grande commentatore sportivo di Centrosuono Sport. Allora, domanda di prefazione d'obbligo: ti sentiremo ancora dalle antenne di Centrosuono Sport anche per questa stagione sportiva, Jacopo? Sì, quello sicuramente. Non possiamo ancora, diciamo, dichiarare per motivi di ufficialità di palinsesto, diciamo, la collocazione oraria, la fascia oraria precisa, però diciamo che la sera sicuramente terrò compagnia dal lunedì al venerdì gli ascoltatori di Centrosuono Sport e gli amanti prima di tutto del calcio e in modo particolare della nostra Roma. Quindi senza dubbio ancora da lì, ancora da quelle frequenze uscirà la mia voce, e sono contento anche per altri. Ti ringrazio di continuare questa collaborazione con Stapp Radio, con la tua trasmissione, con Questa è la Roma, perché sono stati 6 mesi veramente intensi e divertenti, quelli da gennaio fino a quel tragico 24 maggio che anticipava, era il preludio al weekend della finale di Coppa Italia, e sono contento di ricominciare perché mi sono divertito. Siete delle persone che conoscono di calcio e quindi sono contento di continuare con voi. Ecco, e poi io ti posso dire tranquillamente, sia come Stapp Radio che come Questa è la Roma, non ci saremmo mai aspettati degli indici d'ascolto così positivi. Probabilmente le nostre voci e i nostri commenti, sciolti e liberi da ogni catena psicologica e o editoriale e o societaria, hanno fatto sì che siamo molto più vicini alla gente, in questo caso ai tifosi giallorossi, rispetto a tante altre cordate che hanno scelto linee editoriali divergenti e differenti dalla nostra. A
Allora, come mi ha scritto tale Enrica da Piazza Roberto Malatesta, Jacopo il Saggio. Ma cos'è? Cicerone dall'antichità è tornato e si chiama Jacopo il Saggio? No, è uno scherzo, chiaramente, però Jacopo il Saggio è l'equilibrato. Guardate che Jacopo Palizzi, quando deve esporre le sue tesi, non è secondo a nessuno, ma io ritengo sempre che poi nel privato, quando fa il tifo per la Roma, non penso che sia così diplomatico e tranquillo. Ma veniamo a noi. Allora, Jacopo, qui il commento è d'obbligo, prima di tutto sulla campagna acquisti cessioni della Roma, e poi diamo uno sguardo anche a Livorno-Roma, se dovremo temere il Livorno, e se dovessimo temere il Livorno, a casa mia, secondo la mia modesta opinione, andiamo a casa e andiamo a giocare a golf o a vederci Serena Williams che gioca a tennis, che forse ci divertiremo di più. Jacopo, a te la linea. Ma guarda, io innanzitutto penso che bisogna fare un profondo distinguo tra la campagna acquisti e quella cessioni. Se da una parte la campagna acquisti mi sta lasciando, mi ha lasciato finora profondamente soddisfatto, d'altra parte quella cessioni mi lascia perplesso. Continuo a serbare qualche flebile speranza di vedere ancora Eric Lamela con la maglia della Roma, anche se appunto, come dicevi anche tu in prefazione, in apertura, tutti gli indizi si portano alla cessione del fantasista argentino, però continuo a mantenere ancora qualche allumicino, proprio le speranze di vederlo ancora con la maglia della Roma, e credo che sarebbe davvero un autogol pazzesco da parte della dirigenza e della società mettere in discussione un progetto tecnico che partiva e si fondava proprio su calciatori giovani di grande prospettiva, in grado di diventare in poco tempo dei grandi fuoriclasse, nel momento in cui vendi in un'unica sessione di mercato contemporaneamente Marquinhos e Lamela, due dei pilastri, due dei pochissimi calciatori che in questo biennio dannato si sono salvati per le prestazioni che hanno messo in campo, allora vuol dire che probabilmente qualcosa non sta funzionando, e anche chi ha dato fino adesso fiducia quasi illimitata alla società inizia a porsi dei dubbi su quale possa essere realmente la linea da continuare a seguire, e se sia giusta poi alla fine continuare ad affidarsi a certi personaggi che la pensano in questo modo e che in un biennio acquistano 24 calciatori complessivamente o giù di lì, e che poi ne mantengono alla fine della fiera solo 3 o 4. Ecco, non credo che sia proprio un modo di gestire una società di calcio in modo molto lungimirante. Ecco, utilizziamo questo aggettivo che forse è meglio, è più pacato. Jacopo, una domanda spietata, ma non è che dopo aver fatto divertire qualche dirigente societario in quegli acquisti, qualcuno è voluto rientrare dei soldi investiti e della Roma e del calcio giocato e della delusione dei tifosi l'ha dovuta mettere in secondo, se non chiedo scusa, in terzo piano, pur di far cassa? Che sta succedendo? Perché la sensazione è proprio questa, cioè i padroni della Roma, gli americani e la banca a livello ufficiale, poi a livello reale io non posso sapere né posso criticare e commentare, perché direi delle enormi fesserie, però i padroni ufficiali della Roma Calcio stanno praticamente facendo una tecnica commerciale di riprendersi i soldi spesi in questi 2 anni e mezzo. Dimmi se mi sto sbagliando. Beh, i dati purtroppo ad oggi sembrano dimostrare questo, poi fermo restando che il mio concetto generale è che se tu vendi contemporaneamente Marquinhos, Osvaldo e Lamela e poi me li sostituisci con Benassia, Nani ed Eto'o o Rooney, insomma il discorso decade. Però certo è quello che mi lascia un po' perplesso, e la chiave di lettura che hai dato tu è assolutamente condivisibile, è che c'è probabilmente qualcuno alla cima di questa scala gerarchica societaria giallorossa che probabilmente ha stabilito che è il caso di rientrare in qualche modo di investimenti importanti che sono stati fatti, anche perché credo che non possa essere additato Sabatini come responsabile dell'eventuale cessione, io continuo a dire spero di no, di Eric Lamela, perché sappiamo come proprio il Coco sia un suo pallino, lui l'ha voluto portare serenamente alla Roma e penso che avrebbe fatto, se fosse stato solamente dipeso da lui, fatto follie per tenerlo qui con la maglia giallorossa, quindi probabilmente è arrivato un input dall'alto
che lo sta costringendo, che lo ha costretto ad intavolare delle trattative per dar via anche quelli che erano proprio dei suoi pupilli, insomma su tutti appunto Marquinhos e Lamela. La domanda che sorge spontanea è magari nel momento in cui tu ti rendi conto che devi rientrare di certi investimenti che hai fatto perché non hanno portato a dei risultati tecnici, io mi domando, visto che ci sono stati questi investimenti, tanti soldi sono stati spesi nei primi 2 anni, magari si poteva essere un pochino più attenti e più oculati e spenderli meglio piuttosto che sprecarli, senza andare a fare l'elenco di milioni di euro spesi per calciatori assolutamente inopportuni o per meglio dire scarsi. Scarsi sì, sono d'accordo con te, però per esempio a Gago non fu data una seconda possibilità e Gago non è che aveva tanto demeritato in quel centrocampo giallorosso di Luis Enrique, forse era uno dei metronomi di quel centrocampo e la sua assenza poi è pesata come un macigno. Sono io troppo innamorato calcisticamente di Gago oppure è andata così? Ma io Gago l'avrei tenuto, insomma, di tutti quelli che sono stati mandati via in quella stagione, che non sono stati riconfermati, Gago io è l'unico che avrei tenuto, però se pensiamo ai milioni di euro spesi per l'acquisto a titolo definitivo di Kose Angel, i milioni spesi per il famoso prestito oneroso di Simon Kier, i milioni spesi per Martin Stekelenburg, però ecco, questo non può essere una colpa della società, perché quando Stekelenburg fu acquistato tutti eravamo contentissimi perché lo reputavamo straordinario portiere, poi non ha mantenuto le premesse, però ecco, quello non può essere additato come errore alla società, però mi viene in mente Piris, mi viene in mente Heinz, mi viene in mente l'essersi privati troppo forse a cuor leggero di calciatori come Pizarro e come Heinz, l'operazione Bojan con la quale la Roma è rientrata dei soldi spesi, però poi a livello tecnico è un calciatore che ha dato praticamente nulla alla squadra giallorossa. Poi certo ci sono state anche delle operazioni interessanti, la stessa cessione di Martin Stekelenburg dopo 2 anni di anonimato alla stessa cifra o grosso modo giù di lì che l'avevi pagato prima, è l'operazione Borini straordinaria, l'operazione Osvaldo dal punto di vista economico comunque molto importante perché ti sei fatto ridare gli stessi soldi che hai speso 2 anni fa, quindi con i famosi 2 anni di ammortamento, l'operazione Marquinhos, però ecco, queste analisi, queste riflessioni economiche di bilancio in genere le fanno le squadre come l'Udinese, le squadre di provincia che devono per forza di cose, per motivi di cassa e di bilancio cercare calciatori sconosciuti e che costano zero e poi sono costretti a rivenderli e sperare che poi si valorizzino. Io dalla Roma sinceramente nel momento in cui c'era stato presentato questo progetto giovani, abusando di questa parola di cui non riesco più a sentir parlare, mi aspettavo qualcosa di più. Allora, io preannuncio che avremo Federico De Angelis in conclusione di questo giro di consultazioni, sembriamo il governo tra un po', di questo giro di consultazioni. Rimaniamo giornalisti sportivi che è meglio. Esatto, di consultazioni sportive sulla Roma con Jacopo, tra un po' dalla redazione di Roma ci sarà Luigi Basculli, poi tenteremo di agganciare Virgilio, grande voce storica di una parte del tifo giallorossa, e poi infine Federico De Angelis che già comincia a mandare segnali di fumo tramite SMS, Jacopo, perché mi dice che dal suolo di Londra già danno per danno per definito l'accordo in tutti i preliminari, mancavano 3 o 4 preliminari, sono stati raggiunti gli accordi, stanno aspettando l'annuncio ufficiale da parte della società calcistica inglese. Questo è brutto, parole, sinceramente. Questo è negativo, perché è vero che tu con Lamela ci fai 35 milioni, ma depauperi l'organico tecnico dei giocatori della Roma in una maniera spaventosa. Se poi per sostituire Lamela mi porti, non so, Nanin, Bam Bam, Bim Bum Bam, là come si chiama, scusate, no, non voglio essere sarcastico, mi stanno riprendendo la regia, non voglio offendere a livello umano quel giocatore, però se arrivano certi giocatori che sono l'ombra, neanche la fotocopia più brutta di Eric Lamela, sinceramente non ci sto né con Marquinhos. Con Osvaldo ci sono purtroppo delle riserve caratteriali umane, ormai il rapporto era finito eppure lì si poteva fare uno sforzo in più. Però cedere Eric Lamela sarebbe la rovina e la distruzione totale del progetto precedente. Io qui ho Alberto che mi scrive da Cinecittà dicendo: siete soltanto gufi neri perché col nuovo progetto la Roma sarà più forte. Che ne pensa Jacopo Palizzi?
Io penso che se continui a vendere calciatori che in questi 2 anni pessimi sono stati gli unici ad aver dato dei segnali di vita sportiva, non penso che questa possa essere la strada giusta da intraprendere, su cui iniziare a camminare per arrivare a degli obiettivi importanti. Poi ripeto, io in questo momento, nel momento in cui la Roma ha fatto determinati acquisti e determinate pesanti cessioni dal punto di vista tecnico e ancora non le ha rimpiazzate con degli acquisti importanti, sono molto 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 giù, molto perplesso, molto molto triste da tifoso giallorosso, fermo restando che c'è tempo fino alla tarda serata del 2 settembre e io ripeto, se non, per me nessuno è imprescindibile salvo Francesco Totti, e quindi se dovessero arrivare offerte importanti a livello economico per qualsiasi calciatore della Roma, io mi siederei al tavolino e ne parlerei, a patto che poi questo calciatore venga rimpiazzato con uno di altrettanto valore, se non superiore. Questa deve essere la linea guida mentale, penso, e la linea aziendale, perché ormai, insomma, la Roma viene trattata come un'azienda, seppur alle spalle migliaia e migliaia di tifosi che anziché vederla a livello aziendale la vivono solamente con il cuore e con le emozioni. Però ecco, tu vendi la mela, Osvaldo, li sostituisci con Nani e Rooney, per me va benissimo così. Temo che però queste disponibilità economiche non ci siano, e che al massimo tu possa magari sostituirli con Dembaba e Nani. Ecco, allora a quel punto io, le mie perplessità di questi minuti, di queste ore, di questi ultimi giorni non farebbero altro che acuirsi. Jacopo, veniamo allora a un commento flash sintetico in conclusione del tuo intervento sugli acquisti. De Sanctis in porta è una sicurezza o meritavamo qualcosa di più? Sì, per me è una sicurezza, più di Stekelenburg sicuramente, a livello di valori assoluti no, perché Stekelenburg è più forte, ma per quello che ha dimostrato nel campionato italiano e negli ultimi anni sicuramente De Sanctis è migliore. Benassia e Maicon in difesa. Benassia è un buon giocatore, strapagato secondo me, 13 milioni e mezzo sono tanti, però è un buonissimo difensore, e Maicon io stravedo per lui da quando ha iniziato a giocare nel Monaco tanti tanti anni fa, e vederlo con la maglia della Roma, peraltro in condizione fisica quasi ottimale, così asciutto, così tonico e così motivato, mi fa impazzire. Parliamo adesso forse dell'unico capolavoro di Sabatini, Strootman. Strootman penso sia l'emblema del centrocampista moderno, capace di far insieme contemporaneamente interdizione, lavoro di regia, proposizione, fa tutto, tira dalla distanza, è in grado di fornire assist, di segnare, di entrare in tackle, di avere una muscolatura e una prestanza fisica che gli permette di reggere contrasti. È un giocatore veramente eccezionale, e credo che questi calciatori che abbiamo appena nominato, se avessero completato la rosa della passata stagione, quindi ancora con Marchinhos, Osvaldo e Lamela, magari cedendo gli esuberi, quindi cedendo i soli Taxidis, i soli Perrotta, i soli Borriello, i soli Nico Lopez, i soli Piris, ecco, penso che la Roma veramente si sarebbe candidata pesantemente per le prime 3 posizioni, però purtroppo questo non sta accadendo, non possiamo limitarci che commentare amaramente quello che vediamo. Veniamo ad altri due acquisti. Allora, il primo è un giocatore, si chiama Gervinho. Beh, Gervinho è un calciatore che a me non fa impazzire, sinceramente. È un buon giocatore che ha delle caratteristiche che finora in rosa non erano ancora presenti, perché è un giocatore brevilineo, piccolino, molto, molto tecnico, molto veloce. Sullo stretto se ne va via facilmente all'avversario. Ha purtroppo il difetto di essere un po' discontinuo, però nel tridente di Garcia ci sta. E poi se abbiamo accontentato Zeman acquistandogli Goycochea e Taxidis, non vedo perché non possiamo accontentare Garcia con Gervinho, che mi sembra tecnicamente ampiamente superiore a tutti e due, quindi. E adesso l'ultimo acquisto per il momento, perché non penso che sarà l'ultimo, è un acquisto improprio perché non si tratta di un giocatore, ma dell'allenatore Rudy Garcia, che io, nonostante queste debacle societarie che stanno vendendo tutti al miglior offerente, vedo sempre grintoso e motivato e vedo un uomo che crede in quello che fa. È una sensazione distorta oppure anche tu hai, diciamo, le stesse sensazioni mie, le medesime sensazioni che io ho su Rudy Garcia, indipendentemente poi da come andrà, attenzione, eh.
Io condivido il tuo pensiero perché la penso così. Io credo che quest'anno, se la Roma riuscirà a raggiungere dei buoni risultati, sarà pesantemente anche per via della mano virtuale di Rudy Garcia. È un allenatore che mi sta piacendo molto, mi piace molto il suo approccio non solo tattico e tecnico all'allenare e al costruire una squadra, ma anche a livello caratteriale. Mi sembra una persona, un personaggio e un uomo molto adatto ad una situazione del genere. Speriamo di non essere smentiti e speriamo di portare a casa questi 3 punti alla prima giornata che ci mancano da qualche stagione a questa parte. Pensiero finale sul Livorno-Roma. Come ho detto io in prefazione, dobbiamo temere il Livorno e se lo dovessimo eventualmente temere, ci andiamo a vedere Serena Williams o mettiamo Fox Sport, tanto sta sia su Mediaset Premium che su Sky e ci godiamo una partita sinceramente del campionato estero inglese, spagnolo, tedesco che ci fanno letteralmente divertire perché io ho visto Swansea Manchester United, il Manchester United lo ha divorato in un sol boccone, ma quelli dello Swansea hanno attaccato dal primo al 94esimo minuto e ci siamo letteralmente divertiti a vedere quella partita dove si giocava un calcio aperto e dove c'erano rovesciamenti di fronte da una porta all'altra. Qui in Italia invece si esaspera la tattica, la tecnica, lo spezzare il gioco, basta che si spezza il gioco avversario, poi il gol prima o poi arriverà. Solo la Juventus forse è leggermente superiore, mi dispiace dirlo, ma lo devo ammettere, è leggermente superiore alle altre compagini e ha una sua modalità di gioco. Allora, Jacopo, dobbiamo aver paura del Livorno? Questo Beh, io Livorno che è ancora un'incognita. credo proprio di no. Insomma, il Livorno ad oggi è una squadra davvero modesta che ha in qualche individualità la sua punta di diamante, se così la vogliamo definire. Alla fine si tratta di Paulinho, che è un calciatore che deve ancora dimostrare tutto in Serie A, ha fatto bene solo in Serie B fino a questo momento, quindi rimane un'incognita. Attenzione a Leandro Greco, insomma, è un calciatore che qui a Roma ha fatto delle prestazioni appena sufficienti, però lì viene considerato probabilmente uno dei punti di riferimento. E attenzione a 2 calciatori africani molto 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 interessanti, che sono gli unici, insieme appunto a Paulinho e a Greco, ma che poi mi impauriscono relativamente, che potrebbero impensierire in qualche modo la Roma: sono l'esterno sinistro Mbaye, scuola primavera dell'Inter, tra le altre cose esordito l'anno scorso in Serie A con Stramaccioni, e poi il centrale di centrocampo Duncan. Due calciatori molto molto interessanti, però ecco, stiamo parlando di 2 giocatori giovanissimi inseriti in un contesto di squadra provinciale neopromossa con tante tante mediocrità. Quindi, se la Roma non esce veramente dalla prima di campionato con 3 punti in tasca, ragazzi, ricrolleremo nuovamente in una depressione sportiva e calcistica quasi senza fine, perché sarebbe la terza stagione consecutiva iniziata col piede sbagliato e che aprirebbe magari le porte a pensieri negativi anche per il prosieguo della stagione. Mi parlano molto bene di Bardi, il nuovo portiere del Livorno prestato dall'Inter, perché di questo ragazzo non ne parlava bene solo Stramaccioni, ma anche al molti altri osservatori. Secondo te Bardi potrebbe essere tra qualche anno il futuro portiere della nazionale maggiore addirittura? Io sono sincero, non mi riempio la bocca di cose e di commenti su calciatori che ho visto poco. Bardi è uno di questi perché non ho avuto modo di vederlo spessissimo, l'ho intravisto solamente, quindi non mi permetto di dare un giudizio. Certo è che è comunque un portiere molto giovane. E abbiamo visto anche le esperienze di Perin, no? La scorsa stagione con il Pescara, quanto un portiere giovane, quindi alla prima esperienza in un palcoscenico importante come la Serie A, e magari proprio a difendere i pali di una squadra che deve salvarsi, quanto possa far fatica. Ecco, Bardi quest'anno, al primo anno di Serie A importante, rappresenta quello che è stato un po' il Perin della scorsa stagione, Perin che peraltro quest'anno giocherà invece difendendo la porta del Genoa. È un portiere sicuramente di prospettiva perché ne parlano molto bene, però insomma Bisogna diciamo attendere. che il Livorno è un cantiere, ecco, ad oggi il Livorno è un cantiere e lo sarà probabilmente anche nei giorni a ridosso della partita, quindi in questo weekend, e la Roma deve approfittare anche di questo e cominciare a fare punti con le piccole, perché sono quelli che alla fine le sono mancati nelle ultime stagioni, come appunto l'ultima, quando hai fatto tanti punti con quelli che ti sono arrivati davanti, ma davvero pochi con quelli che erano dietro di te o addirittura sono retrocessi. Jacopo Palizzi, allora io
ti ringrazio del tuo squisito intervento, grazie della tua preziosa collaborazione che per me, come direttore di Questa è la Roma, rimane un preziosissimo contributo, come di tutti gli altri amici e amiche che abbiamo, che si alterneranno in questa trasmissione. E soprattutto complimenti perché il tuo equilibrio, la tua saggezza e la tua lucidità nell'esaminare determinate situazioni tecnico-tattiche ma anche umane, sinceramente ti fa onore vista la tua giovanissima età. E io, incrociando le dita in segno di scaramanzia, ti auguro di arrivare a un pulpito molto importante, radiofonicamente parlando, magari, perché no, un network nazionale, alla faccia di tutti i gufi e di tutti quelli che ci vogliono male e che magari al momento che stiamo per spiccare un volo e aprire le ali arrivano lì con un paio di forbici e le tagliano, va bene? Sì, va bene, ti ringrazio, grazie a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, e sarà un piacere riascoltarci e risentirci la prossima settimana. E sempre forza Roma. Questo è indiscutibile. Grazie Jacopo, buona domenica. A te, ciao Roberto, ciao a tutti. Ciao ciao. Allora, ringraziamo così Jacopo Palizzi del suo intervento. Fa piacere risentire tanti amici che magari sono state in ferie, che si sono fermati un attimo. Oh, Lauretta mi sta scrivendo, dice: ma le cartoline giallorosse dell'estate? No Lauretta, purtroppo non ci sono state per problemi tecnici legati ai nostri computer che non funzionavano, e sembrava un guasto da poco, invece questo computer ha fatto le bizze per tanti e tanti mesi. Poi ci sono state le ferie, poi ci sono state questioni professionali per cui il sottoscritto diciamo non poteva più parlare in voce, per cui adesso ricominciamo Questa è la Roma. E a Roma in redazione ci dovrebbe essere, mi dicono, Luigi Pasculli. Mi date l'altoparlante, se no non lo sentiamo mai. Luigi, ci sei? Pronto? Pronto Luigi? Luigi non c'è, possibile? Com'è? Ah no, è questo. Luigi? Roberto, mi senti? Oh, adesso sì. Eccoci, dicevo buonasera a te e a tutti i radioascoltatori e ben ritrovati con una nuova stagione. Allora Luigi, innanzitutto un grande abbraccio, e sei stato fenomenale per tutta la scorsa stagione. Il successo che ha avuto questa la Roma è anche merito tuo, perché tra te e Jacopo, che siete giovanissimi, in due non riuscite a fare 60 anni, avete un equilibrio veramente grande. Io spero che questo equilibrio e questa saggezza sia a 360 gradi su tutti i problemi e le situazioni della vita. Oh, ti dico, ti svelo un retroscena, farà ridere qualcuno, ma all'inizio la diretta, la tua voce non si sentiva perché, non indossando gli occhiali, anziché schiacciare l'altoparlante avevo schiacciato il muto. Succede, perché a 170 anni, a 97 anni, purtroppo la vista non è più di quando avevo la tua bellissima età, e se non metto gli occhiali non vedo un piffero. Allora, innanzitutto, passate bene le ferie, Luigi? Molto bene, Roberto, permettimi di ringraziarti per le belle parole, ma sicuramente il merito è tuo e di Stefano Dini, che ci sta dando questa grande opportunità. Salutiamo il direttore, di fatti. Questa grande famiglia che si è, questa è la Roma, questo innanzitutto. E poi ecco, questa grande famiglia tra un po' si arricchirà, perché per dovere di ufficialità, fino a che gli accordi non sono siglati non possiamo parlare, ma ci sono diverse realtà che si sono avvicinate alla nostra radio, a stapparadio.it, e questo non può far altro che farci molto molto piacere, e vuol dire che gli sforzi del nostro direttore Stefano Dini non sono risultati vani, e abbiamo ricostituito quell'armonia e quel gruppo che da diverse altre parti ci hanno sempre impedito di sviluppare. Quindi per questo non è fare i complimenti in vano. Stefano se li merita tutti, ma grazie a Stefano Dini se ricominciamo a respirare, a vivere e a saper far radio e aumentare questa radio in consensi, in giudizi e in commenti. Allora Luigi, passate bene le ferie, ritorniamo a noi, questa è la Roma. Sarà un Luigi Pasculli sempre calmo e tranquillo o più agguerrito verso la Roma? Beh, diciamo che le ferie le abbiamo passate bene, ma appena siamo tornati questa Roma ci sta riservando delle sorprese piuttosto amare. Questa campagna acquisti cessioni della Roma che ci sta facendo
tribolare che giorno dopo giorno ci sta dando sempre meno certezze. Volevo aggiungere una cosa al commento già fatto da Jacopo in precedenza, sempre limpido e pulitissimo. È notizia di pochi minuti fa, anzi ci sono due notizie purtroppo negative. La prima è che Chiriches, difensore seguito a lungo dalla Roma, sta per firmare proprio per quel Tottenham quando anche Eric Lamela per 9 milioni di euro. Sì. E la seconda è che mi giungono delle voci secondo le quali la Roma stia offrendo in prestito a diverse società importanti Daniele De Rossi, proprio perché non è più in grado di reggere economicamente il suo stipendio annuale, che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro. Se così dovesse essere, con l'eccezione di Marquinhos, Osvaldo, quella molto probabile di Lamela e questo punto interrogativo su De Rossi, non possiamo parlare più di una campagna acquisti o cessioni, ma dobbiamo parlare di una vera e propria smobilitazione. Io mi auguro che non sia così, perché altrimenti veramente andrebbero a infangare sia il nome di Roma, ma soprattutto anche la dignità dei tifosi che hanno fatto degli abbonamenti, ben sapendo quale fosse insomma la realtà. Mi rendo conto che la situazione economica attuale della società non sia delle migliori, però c'è modo e modo insomma di fare una campagna acquisti e cessioni, Roberto. Purtroppo la realtà oggi è che la Roma è in gravissima crisi economica, non riesce a tenere gli ingaggi che ci sono attualmente, dovrà essere fatto un taglio circa del 30%, e quindi i giocatori più importanti, gioco forza, dovranno essere ceduti. Io mi auguro che nel momento in cui queste cessioni dovranno essere ufficializzate, si vada ad acquistare comunque dei giocatori con cui affrontare degnamente la prossima stagione, anche se poi i nomi che girano non sono grandissimi nomi, insomma, cioè parliamo di Hernandez, Bergessio, Svitanic, Rebic, cioè ragazzi magari di prospettiva o giocatori onesti che già giocano nel campionato italiano, che però non sono adatti a grandissimi palcoscenici. Ma che Roma sarà? Una Roma di contenimento di centroclassifica o, come dice ancora qualcuno che ci crede, forse illusi, per carità, se teniamo i piedi per terra, una Roma che può arrivare ai primi quattro posti? Sognare è bello, però diventare reali e realisti sarebbe migliore, o no? Roberto, se me l'avessi chiesto una settimana fa, prima delle cessioni di Osvaldo e Lamela, ti avrei risposto che la Roma avrebbe potuto lottare anche per un ipotetico terzo posto in classifica. La Juventus è sicuramente uno o due gradini sopra tutte le altre, la Roma poteva giocarsela con Napoli, Fiorentina, Lazio, Inter. Il problema è che allo stato attuale delle cose è inutile fare delle previsioni, ma bisogna aspettare il 2 settembre alle ore 23, quando il mercato chiuderà definitivamente i battenti, e tirare una somma e vedere la Roma che campagna acquisti avrà fatto, vedere che tipo di giocatori andranno a sostituire le eventuali cessioni importanti. Il problema è che il tifoso romanista si sente, dico giustamente, tradito dal fatto che è stata completamente rinnegata, sono stati completamente rinnegati 2 anni di campagna acquisti, perché se pensiamo ai giocatori acquistati nell'ultimo biennio, su 20 acquisti all'interno della Roma ne sono rimasti 5 o 6, e di questi 5 o 6 ce ne sono alcuni, vedi Pjanic o Marquinhos stesso, che sono sul mercato e potrebbero addirittura partire da qui al 2 settembre. Quindi io aspetterei comunque la chiusura del mercato e poi tirerei le somme. Ma non è ingiusto nei confronti dei tifosi e delle tifose giallorosse fare una festa di presentazione, quella sì, ci mancherebbe, e presentare Lamela quando si sa che Lamela sta per essere ceduto? Allora ha ragione la fidanzata dell'argentino su Twitter quando ha detto che era una farsa, insomma. Diciamo che la parola è abbastanza forte, ma insomma rispecchia la realtà. E a questo poi la sera della presentazione si è aggiunto anche un tweet del fratello di Lamela, in cui effettivamente confermava il fatto che la trattativa tra Roma e Tottenham fosse arrivata praticamente alla fase finale. E sì, purtroppo uno dei problemi di questa società è anche quello della comunicazione. Ci lamentavamo molto di questo sotto la gestione Sensi, ma anche con la gestione americana le cose non sono poi così profondamente cambiate. Sappiamo che oggi alle ore 19 Sky manderà in onda un'intervista rilasciata dal direttore generale Baldissoni, in cui parlerà un po' dei piani della società da qui al breve volgere.
Ci auguriamo che come minimo dia alcune rassicurazioni dal punto di vista economico, perché quello che leggiamo veramente ci fa stare in allarme. È uscita poco fa un'anticipazione delle parole di Baldissoni, in cui ad esempio, sempre ritornando al discorso economico di prima, sottolineava come il rinnovo del contratto di Francesco Totti non rappresenterà un problema, ma che il giocatore dovrà adeguarsi ai nuovi parametri economici della società. Quindi ha fatto capire chiaramente che l'attuale ingaggio di Francesco Totti non potrà essere quello per i prossimi 2 anni, e quindi vedremo. Siamo purtroppo in una posizione di attesa, siamo tutti molto spiazzati da questa storia, da questa situazione, anche perché una grande società non si muove per fare mercato e in entrata e in uscita a 3 giorni dalla prima di campionato e a 1 settimana abbondante dalla chiusura del mercato. Nessuna società grande in Europa fa così. Speriamo, possiamo solo sperare, Roberto. Oh, faccio una domanda molto pungente, ma sono più reali i nostri americani, quelli che gestiscono e guidano la società giallorossa, o è più pratico e più realista Tohir, l'indonesiano che sta per acquistare ufficialmente il 75-77% della squadra milanese? Guarda, purtroppo su Tohir non possiamo ancora rispondere perché non abbiamo dei riscontri. Certo, le credenziali che accompagnano l'ingresso di Tohir sono sicuramente ottime, anche migliori di quello che potevano essere 2 anni fa, quello degli americani. Però per degli stranieri che entrano per cercare di fare degli investimenti in Italia è sempre molto difficile. Io credo che ad esempio gli americani avessero puntato molto su una costruzione dello stadio nel breve volgere, su risultati che arrivassero prima, e probabilmente tutto questo, tutti questi riscontri economici che poi non ci sono stati, questi ricavi che sono venuti a mancare, stanno influendo in questa stagione sulla campagna acquisti cessioni. È chiaro che qui non parliamo, non credo né con la società americana né con Tohir, di sceicchi o comunque di persone che possono permettersi di spendere 100 milioni di euro per un giocatore. Certo è che 2 anni fa credevamo sicuramente che la situazione, la floridità economica di questi americani fosse maggiore, che la situazione potesse essere migliore rispetto a quella della gestione Sensi, ma a conti fatti probabilmente così non è, perché la Roma viene da 2 settimi posti in classifica che hanno decisamente, al di sotto delle aspettative sono stati, e quindi il tifoso della Roma è giustamente deluso da questo tipo di campagna acquisti cessioni, deluso da questi 2 anni, sperava in una rivincita, ma purtroppo i risultati non sappiamo se arriveranno, visto che la situazione attuale non è florida. Luigi, sì. Faccio un'altra domanda molto forte. De Sanctis in porta e Maicon in difesa non sono 2 Amarcord, 2 Revival anni 60, come diremmo noi discograficamente, che praticamente sono una scommessa? Mi dispiace per Maicon, che ieri si è risentito in conferenza stampa, perché a microfono acceso si è tenuto, poi non so se a microfono spento ha aggiunto anche qualcos'altro, però visti i rendimenti e del portiere del Napoli nell'ultimo campionato, di Morgan De Sanctis, che non è più lucido come lo era 3 anni fa, e il campionato inglese di Maicon, che io spero di non aver visto un altro giocatore, ma era deficitario al massimo. Allora, possiamo andare avanti in difesa nel portiere e in uno dei 3 difensori o in uno degli esterni di fascia medio-alta della Roma con 2 scommesse? E poi c'è un'altra domanda, stavolta da parte di Marco. Dice: hanno scaricato con tanta facilità Piris e Torosidis, definendoli come 2 giocatori mediocri. Ha scritto un'altra cosa il nostro ascoltatore. Allora, tanto valeva tenersi Piris e Torosidis, che già si conoscevano e sapevano come impostare e far ripartire la manovra difensiva. Che dice Luigi Pasculli? Allora, sulla prima domanda, quella riguardante De Sanctis e Maicon, io scinderei il discorso. Come dicevi giustamente tu, probabilmente Maicon è una scommessa, ma una scommessa non per il suo valore effettivo, che conosciamo tutti. Ed anzi, oggi Mancini in una conferenza stampa ha detto che se torna il Maicon di 2 anni fa rappresenta una delle migliori realtà del calcio mondiale. E purtroppo lo stesso Mancini ha sottolineato come Maicon nell'ultimo anno e mezzo non sia mai stato bene dal punto di vista fisico. E quindi l'unica speranza su Maicon è che il giocatore si riprenda sia mentalmente sia fisicamente,
E questo potrebbe essere possibile anche in considerazione del fatto che il giocatore ha molte motivazioni nel voler giocare il mondiale il prossimo anno proprio in Brasile, vuole assolutamente, ardentemente essere convocato e credo che in un certo senso farà una stagione positiva, anche se è tutto da vedere come sottolineato prima. De Santis probabilmente conosce meglio il campionato italiano rispetto a Stekelenburg. L'olandese ha sofferto proprio questo tipo di situazione nei due anni di Roma. Un portiere sicuramente là con l'età, perché 37 anni non sono assolutamente pochi, però sappiamo anche che il ruolo del portiere è leggermente differente da un punto di vista anagrafico rispetto agli altri ruoli, probabilmente non risentirà eccessivamente di questa situazione. I due giocatori credo siano stati presi anche però per un discorso motivazionale, giocatori di carattere, giocatori che si possono far sentire nello spogliatoio e che possono aumentare il carisma all'interno della Roma, soprattutto in campo, di cui l'anno scorso siamo stati molto deficitari. Per rispondere invece all'ascoltatore, a Marco, l'anno scorso Piris non è proprio andato alla grande, diciamo, è stato un buon rincalzo in alcune partite, in altre ha fatto decisamente male. Addirittura volerlo rimpiangere mi sembra eccessivo. Torosidis invece fa ancora parte della rosa della Roma, sarà una valida alternativa a Maicon nel momento in cui il brasiliano dovrà tirare la carretta. Io credo comunque che in difesa ci sia bisogno di un intervento importante, soprattutto tra i centrali, perché nonostante l'acquisto di Benatia, la coppia centrale Benatia-Castan non mi sembra ben assortita. Forse potremmo soffrire le prime punte molto veloci, perché sono due difensori che non fanno proprio della velocità il loro cardine, e speriamo che da qua al 2 settembre Sabatini ci regali un altro difensore centrale. Luigi, secondo Carla dell'Alberone manca Marquinhos e si sentirà veramente tanto questa assenza, perché purtroppo lo stava rovinando l'ultimo allenatore della Roma, che lo faceva giocare terzino, ma Marquinhos è un ottimo centrale che farà la differenza lì dove è andato, chiaramente. Sì, Marquinhos è indubbiamente un predestinato, un giocatore che comunque a 18 anni è stato pagato 32 milioni più bonus, vuol dire che è un ragazzo che vale moltissimo. Tornando a questo, allaccio il discorso di prima. Alla Roma in questo momento serve un difensore magari anche giovane, di prospettiva, che sappia però ben integrarsi con due centrali che non fanno della rapidità il loro punto forte, mentre Marquinhos era un difensore molto rapido, svelto e veloce, sia di gambe che di testa. Possiamo anche azzardare un futuro, diciamo, splendido, o comunque sulle tracce di Marquinhos, anche per Yedvai, il nuovo acquisto, ragazzi. Come no, Jedi, sì, oppure come lo chiami te, adesso dovremmo capire meglio la pronuncia di questo giocatore, perché è un fluidificante di sinistra che mi dicono niente male, no? Sì, sì, un ragazzo decisamente di prospettiva, centrale che può giocare anche sulla sinistra, e certo non possiamo aspettarci che faccia la stessa trafila di Marquinhos, su cui esploda direttamente nella prossima stagione, ma è un ragazzo comunque di valore, pagato 5 milioni di euro, buone credenziali, speriamo che cresca il più velocemente possibile per il bene soprattutto della Roma. Altre indiscrezioni su Marquinhos: ci sono Inter e Juventus che probabilmente svilupperanno un'asta, ma dobbiamo privarci anche di Marquinhos adesso? Vabbè che sei arrivato Gedevai e c'è Balzaretti, ma allora date Balzaretti all'Inter o alla Juventus, perché Marquinhos, scusate? Perché probabilmente non rientra nei piani dell'allenatore, che lo vede come un'alternativa ai titolari. La Roma, da quello che so io, vorrebbe fare, tornando sempre al discorso di prima, cassa, e ha sondato il terreno con la Juventus chiedendo tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma la Juventus in questo momento ha risposto picchia a quella cifra, e la trattativa continuerà ad andare avanti e potrebbero nei prossimi giorni anche esserci dei risvolti su un eventuale scambio Marchigno più soldi al posto di Matri, anche se su Matri nelle ultime ore è tornato forte il Napoli. Ma Matri potrebbe essere la zecca garbugli per il nostro attacco, non è che è un giocatore che far fare la differenza, deve avere un'intelaiatura buona e lui sfrutta il suo fiuto del gol e saper farsi trovare nella posizione giusta al momento giusto.
Io lo vedo un giocatore molto simile a Borriello. Io credo che Borriello qui a Roma sia troppo bistrattato, nel senso comunque è un giocatore, è un buon attaccante, un attaccante da 15 gol a stagione se messo nelle condizioni di giocare titolare e di fare bene. Credo che dopo la cessione eventuale, sempre, anche se molto probabile, di Lamela alla Roma, per il tipo di gioco che sta sviluppando, quindi un 4-3-3, serva molto di più un attaccante esterno. Sempre rimanendo in casa bianconera, sarebbe molto più funzionale al progetto Roma un Quagliarella rispetto a un Madri, dal mio punto di vista, anche perché dobbiamo tenere presente che prima o poi, anche se comunque è un infortunio grave quello che ha subito, ritornerà destro, e quindi a quel punto la Roma si troverebbe con destro, con eventualmente Madri, sempre Totti, che comunque sia nel gioco di Rudy Garcia potrà fare solamente la punta centrale, perché gli esterni dell'allenatore francese propendono molto più per i rientri, e quindi un gioco a tutto campo che in questo momento Totti, per un discorso anagrafico, non può più affrontare. Ma potrebbe essere l'ultimo anno giocato di Francesco Totti e poi finalmente vederlo dietro una scrivania per dirigere una parte del futuro giallorosso? Ma questo era quello che pensavo fino a qualche mese fa. Poi lo stesso Francesco Totti ci ha smentiti dicendo che vuole giocare comunque fino a 40 anni, quindi altri 2 anni al termine di questa stagione. Il problema sarà proprio il nodo del rinnovo del contratto, anche perché lo stesso Baldissoni oggi ha ammesso che alle cifre attuali, o anche a cifre leggermente inferiori di quello che guadagna oggi Totti, quindi parliamo di 5 milioni, 4 milioni e mezzo di euro, il rinnovo non ci sarà, e quindi bisognerà vedere anche se si arriverà effettivamente ad un accordo tra la proprietà e Francesco Totti, anche se credo che poi, insomma, tutto faccia propendere al fatto che il rinnovo ci sarà, forse per un anno, forse per due. Io credo che Totti anche per la prossima stagione lo vedremo in campo con la Roma, anche perché da luglio ad oggi, in questo mese e mezzo di preparazione, nonostante l'età, ha dimostrato di essere sempre uno dei migliori all'interno della Roma atleticamente. In conclusione, Livorno-Roma, come ho chiesto a Jacopo Palizzi, lo chiedo anche a te: partita da prendere con le molle o ci possiamo andare a giocare un 2 a occhi chiusi, cioè giocare la vittoria della Roma al botteghino, perché la Roma riuscirà a sconfiggere il Livorno, non dico in maniera facile, però in maniera convincente, anche perché le amichevoli che abbiamo visto questa estate chiaramente lasciano il tempo che trovano, però tutto sommato la Roma di Rudy Garcia non mi è mai dispiaciuta. Sì, assolutamente, ma diciamo che a livello puramente tecnico non ci sarebbe confronto, anche perché la Roma ha la fortuna di incontrare in questo momento, in cui comunque c'è anche parecchia confusione all'interno della società per il mercato, un'altra squadra, parlo quindi del Livorno, che probabilmente si sta messa peggio anche della Roma. Il Livorno in questo mercato non è riuscito a centrare molti degli obiettivi che si era prefissato, ha una squadra che rappresenta ancora un cantiere, totalmente un cantiere. Ci sono alcuni giovani di prospettiva in prestito come Mbaye e Duncan dall'Inter, ma i giocatori più rappresentativi, quelli che hanno più esperienza in Serie A, sono Leandro Greco e Gemiti. Leandro Greco, tra l'altro, ex calciatore della Roma. Questo la dice lunga, insomma, sul valore tecnico del Livorno. Se non giocasse contro la Roma, che è una squadra che comunque ci ha abituato sempre a partite imprevedibili e a scivolare su bucce di banane incredibili anche contro avversari inferiori, ti direi che è una partita da 2 secco, però giochiamoci questi 90 minuti, io rimango comunque fiducioso per questa partita, ma va giocata, insomma, speriamo bene. Speriamo bene. Luigi Pasculli, allora, io ti ringrazio per questo tuo primo intervento su questa nuova edizione di Questa è la Roma su www.stapradio.it. Speriamo di commentare una bella vittoria giallorossa e soprattutto venerdì prossimo magari di dire quello che oggi ci sembra impossibile, che Eric Lamela è rimasto insieme a noi, insieme alla Roma, anche se mi stanno dicendo che alle 19:30 ci dovrebbe essere il comunicato ufficiale da parte della società calcistica inglese che lo dovrebbe acquistare. Questo sarebbe già un bel colpo
all'indietro, che però potrebbe essere una situazione molto positiva, tenere Eric Lamela, che vorrei ricordarlo, dopo Osvaldo è il secondo marcatore della Roma con 15 gol, un Lamela che ha funzionato a meraviglia e che si è sacrificato a giocare a destra nonostante lui fosse un mancino puro, o mi sbaglio? Sì, ma assolutamente, infatti noi venerdì prossimo vorremmo avere questo tipo di notizie, soprattutto vorremmo avere più certezze dal mercato della Roma. Come sottolineavi tu, la Roma senza Lamela e Osvaldo perde 31 gol in campionato della passata stagione, 15 di Lamela e 16 di Osvaldo, e in un modo o nell'altro dovranno essere rimpiazzati con giocatori all'altezza e non con scommesse. Il discorso delle 19:30 ne ero a conoscenza anche io, probabilmente è legato al fatto che alle 19 Sky manderà in diretta l'intervista del DG Baldissoni in cui parla delle strategie di mercato della Roma, e probabilmente potrebbero essere correlate le due situazioni, il DG che parla da Roma e il Tottenham che allo stesso orario o giù di lì annuncia l'acquisto del giocatore. Io mi auguro sempre di sbagliarmi, perché Eric Lamela è un talento, un giocatore che non avrei venduto neanche a fronte di 30-35 milioni di euro, proprio perché rappresenta un patrimonio ed è ancora giovanissimo, un classe 92. E certo è che probabilmente la situazione economica della società non lasciava altri spiragli. Luigi, in conclusione velocissimo, Adrian Lopez può essere un giocatore idoneo per la Roma di Garcia o solo per Garcia che lo vede da Roma? A me personalmente non entusiasma, l'ho visto parecchie volte all'opera con l'Atletico Madrid, un giocatore che mi ricorda molto Bojan, quindi giocatore molto da ultima mezz'ora ma molto poco decisivo. Il costo del cartellino poi sembra essere decisamente alto, perché l'Atletico chiede 18 milioni di euro, a quel punto se bisogna andare a spendere quella cifra per Adrian, tanto vale fare un sacrificio e tenere la mela. Secondo Bruno del Quadraro, che ci ha scritto al volo, Adrian Lopez è una P come Palermo, non aggiungo il resto, clamorosa. Diciamo che è un'espressione molto colorita, ma mi trovo d'accordo, sì. Fondamentalmente credo che non sia un calciatore adatto al campionato italiano, ha comunque già 26 anni, un giocatore che comunque sia non ha grandissima esperienza a livello internazionale, preferirei altri tipi di giocatori. Ed è chiaro che con giocatori di questo calibro, fatto salvo il profilo umano che noi rispettiamo sempre, ci mancherebbe altro, non è che possiamo mirare ai primi 4 posti della classifica di Serie A, sarà una squadra tipo Chievo-Verona da centro-medio classifica, stiamo andando su quella strada, poi magari sono sensazioni del 23 di agosto che potrebbero essere smentite dai fatti. La fortuna poi può darsi pure che giri dietro l'angolo, perché magari questa squadra fatta da anonimi stranieri e italiani riesce a imboccare la strada giusta e magari potrebbe essere la squadra outsider della Serie A. Però quando sogniamo, quando andiamo a dormire, quando andiamo allo stadio, vediamo le partite in televisione, poi magari la realtà è più amara. Purtroppo la realtà è questa. La Roma, allo stato attuale delle cose, al 23 di agosto è una squadra che al massimo delle sue potenzialità può puntare ad un posto in Europa League, ma sarebbe già insomma una situazione favorevole. Credo che per puntare insomma a traguardi più ambiziosi debbano essere fatti investimenti in mercato, che allo stato attuale delle cose non credo verranno fatti, ma spero sempre di sbagliarmi, insomma. Quindi per il momento abbiamo due realtà sotto gli occhi. La prima è che la Roma sta vendendo tutti i suoi migliori pezzi pregiati sul mercato, acquista tanti bei soldi, li recupera perché li aveva investiti, e secondo che i soci americani che gestiscono la proprietà della S Roma, finché non vedranno la luce del nuovo stadio, non scenderanno in campo in pompa magna. Poi ripeto, può darsi che sono sensazioni di fine agosto, ma questi risultati ci danno le prime azioni della società giallorossa. Sì, sì, potrebbe essere sicuramente così, anche perché, come sottolineavo in precedenza, gli americani credevano di arrivare a Roma e cominciare a costruire lo stadio nel breve volgere. Purtroppo la situazione anche politica italiana prevede dei giochetti e degli schemi che comunque vanno un po' al di fuori di quella che potrebbe essere la realtà americana, e di conseguenza se lo stadio verrà fatto tra molti anni, e non essendoci un riscontro economico immediato, si stanno regolando di conseguenza. Esatto.
Luigi Basculli, grazie, un grande abbraccio di cuore, un saluto a lì alla redazione di Roma, di Questa è la Roma, e mi raccomando, portiamo sempre più in alto la bandiera di stapradio.it con un saluto al nostro mega galattico direttore Stefano Tini. Sempre, assolutamente, Roberto, io saluto te, ringrazio tutti i radioascoltatori e ci sentiamo venerdì prossimo in attesa di buone nuove sulla S Roma. Speriamo che sia così, un grande abbraccio Luigi. Roberto. Ciao, grazie, buon fine settimana e buona domenica a te famiglia. Ciao Roberto, ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, lasciamo così anche Luigi Basculli dalla redazione di Roma e adesso vediamo se è possibile rintracciare, mi dicono, in una zona marina, chissà se sta a fare il bagno oppure no, perché dice pure quando fa il bagno porta il cellulare appresso. Io non lo so se una favola di primavera, perché mi sembra assurdo portarsi il cellulare mentre si fa il bagno. Vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con il nostro Virgilio, ma mi dicono dalla direzione che mi sa che andiamo prima con Federico, che dite? Andiamo prima con Federico De Angelis, ditemelo voi che cosa devo fare. Esatto, no, perché probabilmente, ecco, Virgilio si... sta lontano dal cellulare, d'accordo. Allora, dopo riproveremo con Virgilio e adesso invece ci colleghiamo di nuovo con Roma, perché non so se sta a Trigoria o dove sta, dove è andato a finire Federico De Angelis. Vediamo un po' che ne pensa Federico, se ci dà pure le ultime sul Livorno-Roma, come al solito le ultime sul Livorno-Roma, non so chi giocherà. Vediamo un attimo Federico. Un attimo solo. Allora, fammi vedere dov'è l'altoparlante. Federico De Angelis, buon pomeriggio a te, come stai? Buon pomeriggio Roberto, non c'è male, tu? Tutto a posto, ben ritrovato. Allora, dopo questa, dopo questa pausa che ci aveva visto commentare la vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, sappiamo tutti com'è andata. Allora, prima di fare un piccolo commento, le prime sensazioni su questa campagna acquisti cessioni fino a oggi, 23 agosto, della Roma, invece vediamo le ultime per quanto riguarda Livorno-Roma. Io ricordo che l'allenamento si farà, se non vado errato Federico, tra le 17.45 e le 17.55, giusto? Sì, sì, l'orario dovrebbe essere quello circa. Ancora estate, fa caldo, per cui non si fanno più gli allenamenti alle 11 e alle 3, chiaramente si aspetta il fresco della sera. Allora, cominciamo dalle ultime che hai adesso in possesso su Livorno-Roma. Con chi giocherà la Roma? Con chi potrebbe giocare? Allora, la Roma scenderà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali avremo De Santis, in difesa Maicon, Benazia e Cassan. A centrocampo Balzaretti, Pjanic, De Rossi, Bradley, Lamela e in attacco Totti e Florenzi. Ecco, ti fermo subito. Mi hai nominato, sì, Lamela? Sì, sì, sì. No, Federico, scusa, ma è un controsenso. Sì, perché noi tutti comunque. Perché noi tutti sappiamo che alle 18 è tra i titolari, però come sappiamo tutti non ci sarà probabilmente a Livorno, però per il momento diamo questa formazione. Ma a posto di Lamela chi potrebbe giocare se fosse ceduto stasera? Ma potrebbe giocare Marchigno. Marchigno, anche lui è in odore di cessione comunque. Sì, a questo punto allora poi non so, poi vedrà l'allenatore insomma. Oh, vabbè, chiaro che non si fa l'allenatore, però sì. Se questi due giocatori che sono Eric Lamela e Marchigno sono in procinto di essere ceduti, tu li faresti rischiare come società o no? No, secondo me no, perché comunque se appunto uno sa che andranno via è inutile metterli di nuovo in formazione e presentarli anche con la nuova squadra, insomma, per la nuova andata, infatti non va bene. Gervinho dove ce l'hai per il momento, Federico? Tra i titolari o tra i panchinari? No, tra i panchinari. Oh, e quindi potrebbe essere Gervinho a prendere il posto di Eric Lamela? Sì, potrebbe essere, sì. Poi bisognerà vedere Rudy Garcia che cosa vorrà sperimentare o che cosa vorrà fare, è chiaro, perché oggi come oggi noi abbiamo un mancino puro che è Florenzi, che sulla fascia sinistra potrebbe dire la sua. No, infatti, ma la Roma comunque ha molte alternative,
Perciò insomma questo spetterà a Garcia comunque valutare appunto chi sarà più idoneo per la trasferta di Livorno. Però siamo ancora all'inizio, quindi penso che è un po' difficile fare insomma dei pronostici e il caso insomma vedremo come finirà. Oh, veniamo invece adesso al Livorno. Come potrebbe essere schierato questo Livorno? Livorno con il modulo 4-3-3. Tra i pali, Bardi in difesa, Bernardini, Emerson, Valentini, Schiattarella. A centrocampo, Luci, Greco e Duncan e in attacco, Lambrughi, Dionisi e Paulinho. Oh, sentita però questa formazione. Sulla carta, parlo solo sulla carta. La Roma non dovrebbe avere problemi a poter espugnare il campo del Livorno. No, sulla carta la Roma sì, superiore, però queste sono sempre le prime giornate di campionato, sono sempre quelle più ostiche e più difficili. Cioè io mi ricordo addirittura, non so se risale a 2 o 3 anni fa, per quanto riguarda Milan e Bologna, mi ricordo ancora San Siro era e vinse il Bologna 3-2, se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso quanto, eppure tutti davano il Milan vincente. Perciò, secondo me, anche il fatto del Livorno di giocare in casa comunque è un vantaggio per loro. Poi sono appena neopromossi in Serie A, quindi vorranno fare bella figura subito dall'inizio, però appunto la Roma dovrà mettere in pratica quanto impartito adesso da Garcia. Potrebbe essere un pareggio, una partita da pareggio visto che è la prima giornata? Ma secondo me sì, potrebbe essere una partita aperta a qualsiasi risultato, insomma, cioè almeno io non mi sento di dare un risultato sicuro. Per me, insomma, vediamo un attimo come verrà impostata la Roma, se gli schemi appunto saranno connessi tra di loro, se i giocatori troveranno anche l'intesa comunque, tutto dipenderà da lì secondo me. Federico, adesso abbiamo parlato delle probabili ipotetiche formazioni di Livorno-Roma, ma a giudicare, vabbè, tu guardi solo l'aspetto tecnico, però a giudicare la campagna acquisti e cessioni della Roma fino a oggi c'è da rimanere perplessi, amareggiati, mortificati, oppure questi nuovi arrivi della Roma, anche se non sono altisonanti, potrebbero dare una scossa in più, secondo te, come la vedi te? No, per quanto credo io, penso siano comunque dei buoni acquisti, poi ovviamente dovranno dimostrare in campo di essere appunto dei buoni giocatori per la Roma, però penso che se la dirigenza abbia deciso di prendere questi determinati giocatori siano all'altezza della Roma. E più che altro a me dispiacerà molto se appunto la Roma darà via Lamela e Martigno, perché comunque secondo me non sono giocatori da cedere, almeno in questo momento, perché comunque sappiamo tutti Lamela, anche se la stagione non ha portato a casa nessun trofeo, però insomma Lamela e Martigno sono stati due ottimi giocatori e darli via secondo me sarebbe un po' un'arma a doppio taglio, anche un rischio, però se è per fare insomma cassa e tutto, si sa, questi sono giocatori adesso più gettonati e più richiesti nel mercato. Che cosa ti aspetti dalla Roma quest'anno? Ma senz'altro di fare una stagione migliore di quella precedente, almeno di riuscire a centrare l'Europa League attraverso la classifica in campionato senza dover rischiare nuovamente di giocare un'ulteriore finale di Coppa Italia, perché si sa, giocare una finale non ti dà mai la certezza di poterla vincere. Perciò punterei appunto ad arrivare tra i primi sei e speriamo anche qualcosa in più. Però se fosse anche Europa League non sarebbe male, perché adesso se andiamo ad analizzare sono 3 anni che la Roma è fuori dall'Europa e questo incide molto. Magari se la Roma adesso si fosse qualificata in Europa, magari qualche acquisto in più potrebbe averlo fatto sicuramente. Federico, usciamo un attimo dall'orbita giallorossa. Campionato di calcio di Serie A, sarà di nuovo la Juventus la protagonista, secondo te? Ma sicuramente sì, perché
preso giocatori come Tevez, Llorente, ha rafforzato anche la difesa con Ogbonna, e ha di nuovo Pogba che è sempre più in forma, Vidal ha deciso di non cederlo, perciò penso si è visto anche un po' dalla Supercoppa contro la Lazio, sì, senz'altro sarà la Juventus, ma secondo me faranno bene, nuovamente farà bene il Napoli, e un'altra squadra che si rivelerà sicuramente per me una sorpresa sarà la Fiorentina di Montella, perché anche la Fiorentina ha fatto degli ottimi acquisti, basti pensare comunque a Mario Gomez, un centravanti di spessore appunto proveniente dal Bayern Monaco, però sicuramente penso sarà un campionato più bello di quello dell'anno scorso. Oh, e invece la squadra simpatia, quella che potrebbe destare più simpatia e effetto in tutti i tifosi, una simpatia trasversale su tutto lo stivale, in Serie A quale potrebbe essere? Ma pensando così, non so, forse il Catania, in un certo senso. Beh, il Catania deve confermare il campionato dell'anno scorso dove è andato oltre ogni più rosea previsione, ma la squadra simpatia potrebbe essere il Sassuolo? Sì, perché no? La squadra allenata da Di Francesco e appena ne ho promosso in Serie A, perché no? Speriamo tutti, dai. Io lo auguro, insomma, di fare un'ottima stagione e di centrare la salvezza, anche qualcosa in più se capita. Sarebbe una favola, perché dopo la Cenerentola del Chievo Verona arrivata diversi anni fa e che riesce a rimanere in Serie A tutti gli anni, se rimanesse anche il Sassuolo vuol dire che il calcio minore ha ancora una certa rilevanza, no Federico? No, no, infatti uno dà la fiducia massima, insomma, di Francesco, che è riuscito a compiere fino adesso un bel lavoro, portare, se non sbaglio, per la prima volta in Serie A il Sassuolo, e quindi ci auguriamo, insomma, che questo cammino possa proseguire, insomma, un'annata che deve progredire e non regredire. Oh, tornando invece in ambito giallorossa, domanda conclusiva, Rudy Garcia, non sappiamo come andrà il suo cammino, lo vediamo per il momento motivato, sicuro e deciso, è l'allenatore giusto al momento giusto, nel posto giusto? Ma io comunque penso che una qualsiasi società che fino al momento della finale di Coppa Italia non aveva un allenatore certo, e avrebbe optato comunque per questo tipo di scelta, cioè di cambiare appunto allenatore a prescindere dal risultato e mettere quello che al momento sembrerebbe il più idoneo. Uno dice sempre il condizionale, perché comunque prima bisogna vedere i risultati. Tante volte la Roma ha cambiato degli allenatori che si sono rivelate delle scommesse, poi certo alla fine purtroppo, però insomma è appena arrivato, diamogli la massima fiducia, anche la campagna acquisti non sembra male, perciò vedremo un attimo come andranno queste prime giornate di campionato. Penso il fatto che la Roma comunque non giochi l'Europa, da una parte dovrebbe essere nuovamente un vantaggio, ma sempre una cosa ipotetica, perché anche l'anno scorso quando la Roma non giocava l'Europa poi i risultati in campionato non arrivavano sempre, però voltiamo pagina e perciò diamo la massima fiducia a Garcia. Federico, allora, a parte il dubbio su Eric Lamela, ci confermi la formazione che ci hai dato all'inizio del tuo intervento di oggi, giusto? Sì, confermata. Ridiciamola un'altra volta questa ipotetica formazione che giocherà contro il Livorno, solo la Roma adesso. Sì, allora Roma con il modulo 3-5-2, tra i pari De Santis in difesa, Maicon, Venazia, Castan. A centrocampo Balzaretti, Pjanic, De Rossi, Bradley, Lamela e in attacco Totti con Florenzi. E l'unica alternativa potrebbe essere o Gervinho o Marchinho se Lamela da stasera sarà un giocatore del Tottenham. Sì, esatto. Quante speriamo di no, però... Federico, visto che stai seguendo quell'avvenimento, mi hai scritto prima dall'Inghilterra, lo danno già ormai quasi per ufficiale però. Sì, ma lo danno sia l'Inghilterra ma anche il fratello stesso, dice che ormai è praticamente un giocatore del Tottenham. Perciò se fosse vero quanto detto fino adesso, non so che senso ha appunto schierarlo nella probabile formazione di Livorno e presentarlo anche per la nuova stagione. Però insomma sono sempre delle perplessità che lasciano un po' pensare delle volte come possa magari agire una società, però ecco, staremo un attimo a vedere, mi dispiace molto per questa perdita. Esatto, Federico, io per il momento ti ringrazio del tuo intervento e ti aspetto venerdì prossimo.
Va bene, grazie a te Roberto, buon ciao, fine buon settimana. Fine settimana, grazie anche a te, ciao ciao. Ringraziamo così anche Federico De Angelis. Allora, direzione ci siete? No, in direzione si stanno sorseggiando il caffè, mangiando la pizza, qualche sorseggiando aperitivi. Solo qui il presentatore è rimasto a gola secca. Vabbè, ma è normale. Perché dici racconti pure in retroscena? Perché è giusto sapere anche gli aspetti umani di uno studio radiofonico quando si effettua una trasmissione, poi messo in un centimetro quadro, non so, forse mi sono allargato, dovrebbe esserci Virgilio, mi dicono, allora vediamo subito se c'è Virgilio, è così, pronto Virgilio? Virgilio? Aspetta un attimo, vediamo un po', Virgilio? Pronto? No, sento una linea, però allora facciamo una cosa, me lo provate a rintracciare, mi provate a rintracciare perché ha risposto da quest'altra parte che forse va meglio, vediamo un attimo perché dobbiamo ripristinare qualche collegamento qui in console, questo è il bello della diretta, amiche e amici all'ascolto di stapradio.it, abbiamo... Sì, non è al momento raggiungibile, ok, allora andiamo avanti perché se no andiamo col commento finale per oggi, per questa prima iniezione di Roma, vediamo se è a disposizione un altro florido giornalista, telecronista e opinionista e scrive anche degli articoli molto molto forti sul campionato di Serie A, lo scrive in particolare di un'altra squadra, non della Roma, però i suoi commenti sono sempre giusti e razionali, vediamo se raggiungiamo, perché oggi mi sto rendendo conto che su queste notizie che arrivano dall'Inghilterra stanno lavorando tutti sul pezzo e lavorando sul pezzo poi non ci possono purtroppo dare retta e niente, che dite? Dalla direzione bisogna no, chiudiamo questo tentativo. Allora, tutto in diretta, perché no? Riproviamo di nuovo, ma no, io sono un tipo paziente, ragazzi, su, non lo so, cioè, che sta accadendo? Che sta accadendo? Me lo fate capire o no? Perché io vorrei vedere se c'è qualche possibilità di collegamento. Virgilio, un attimo. Allora, abbiamo recuperato Virgilio. Virgilio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, non so come è la recezione perché non sto a Roma, sono al mare, quindi c'è il vento, le onde marine potrebbero disturbare la linea. Vabbè, per il momento arrivi forte e chiaro, come allora, si fa? Allora, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, buon pomeriggio, ben risentito e grazie di aver accettato il nostro invito in questo convitto di amici giallorossi. Ricordo che Virgilio è la voce radiofonica della Storia Siamo Noi, in onda ogni sera su Radio Manamanà FM 90.9 dalle 21 alle 24 ed è sempre dalle 21:30 è cambiato, dalle 21:30. Dalle 21:30 ed è sempre una trasmissione ricca di spunti, di idee e di riflessioni, perché tastando il polso alla gente si riesce a capire quello che sta accadendo. E allora Virgilio, visto che meglio di te non ce n'è su questo settore per essere collegati con i tifosi e le tifose, tifosi e tifosi sono amareggiate da questa svendita, da questa vendita a tutti i costi dei pezzi migliori vendita, della Roma. Mi sembra una parola eccessiva, a me che ci sono ancora i saldi a Roma, sì, nei negozi, ma svendita, perché che cosa è successo di grave? Come no? E non c'è più Osvaldo, non c'è più Marchignos, tra un po' no, stasera non ci sarà più la mela, dimmi te. Ah, stasera, lo sai con certezza che stasera la mela va via? No, non lo diamo con certezza, però abbiamo ricevuto un'indiscrezione poco fa che alle 19:30 il Tottenham dovrebbe annunciarlo. Ok, allora cominciamo dall'inizio. Allora, Marchignos, credo che la Roma abbia ricevuto un'offerta a cui non poteva dire di no. Ci siamo rimasti tutti male perché aveva dimostrato che comunque in prospettiva poteva essere un grande difensore. Però voglio anche dirti che i soldi della vendita di Marchignos più i soldi della vendita di Stekelenburg sono stati reinvestiti completamente nel mercato. Cioè la Roma non è che ha guadagnato dei soldi con la vendita di Marchignos e di Stekelenburg.
L'unica cosa che mi fa arrabbiare a oggi e che non mi trovo d'accordo con questa linea societaria è che non hanno ancora investito i soldi della cessione di Osvaldo. E la Roma rischia domani di andare a Cuba, come la chiamo io Livorno, senza un centravanti titolare, anche perché Borriello, come tu ben sai, ormai da 3 anni è un giocatore della Roma, ma non trova spazio in questa società per tanti motivi. Quindi l'unico rammarico che ho io ad oggi, per cui non sono in linea, è che la Roma non ha un centravanti titolare, anche perché purtroppo il centravanti titolare la Roma lo ha. Perché vorrei ricordare a tutti che la Roma l'anno scorso ha speso 17 milioni di euro per Destro. Purtroppo Destro, che doveva essere il titolare della Roma, ha dei problemi, non si sa quando recupera, un mese, due, tre o quattro. E quindi la Roma è carente nel centravanti. Là sono d'accordo con noi, i miei fratelli giallorossi, perché sono molto inquieto per questo. Per quanto riguarda la Mela, io aspetto. Punto. Giustamente aspettiamo, perché poi magari ci potrebbe essere qualche miracolo, qualche retromarcia. Ma miracolo non esageriamo, io credo che se arriveranno delle offerte di 40 milioni di euro, credo che la Roma farà bene a vendere. L'importante è che, caro amico mio, i 40 milioni eventualmente della cessione di Lamela vengano reinvestiti immediatamente sul mercato, perché sennò divento una bestia anche io. Mi segui? Sì, sì, come no. Perché se con la cessione di un grande giocatore la Roma si rinforza in ogni reparto, io penso alla Roma, non mi affeziono ai giocatori. Se la Roma si rafforza con la cessione di un giocatore eccellente, diciamo così, e rinforza la squadra, la Roma è più forte, o sbaglio? No, la Roma è più forte se fa acquisti idonei, però. Perché se gli acquisti sono questi, te dimmi chi c'è di idoneo per fare il salto di qualità oggi. Ma scusa, di quale acquisti parli? Strootman è uno dei centrocampisti più bravi che ci sono in Europa, non lo dico io, ma lo dice la sua storia. E Maicon è un revival, però. Maicon è un revival, la Roma l'ha preso a parametro zero, se come credo e come sta già dimostrando lui vuole andare a giocare i mondiali, farà un grande campionato con la Roma. Tant'è vero che già è stato convocato da Scolari. Benassia ha dimostrato negli anni che è stato a Udine che è un ottimo difensore. De Santis è un portiere molto affidabile, che ne dica qualcuno. Gervinio l'ha voluto l'allenatore, è un giocatore di quantità, non è un giocatore che fa la differenza, ma è uno che si fa 150 volte la fascia. Quindi è un giocatore di quantità e serve alla squadra. La carenza attuale della Roma è che non c'è il centravanti, perché purtroppo il centravanti titolare della Roma è in infermeria. E Francesco Totti come centrale? Ma non credo che possa fare il centravanti Totti. Ma con Garzia che farà, scusa? Perché se lui vuole degli esterni... Se giocherà, come credo che giochi, sì. Giocherà come ha giocato con il signore Zeman e giocherà come ha giocato con il signore Andrea Zolli, perché là può giocare Totti, non può fare il centravanti a 38 anni Totti. Esatto. Non ci prendiamo in giro, dai. Totti è un grande giocatore, ma attualmente può giocare in una determinata zona di campo. Che può fare il centravanti, dai. Virgilio, ma se si ritrovasse l'armonia col signor Borriello non sarebbe meglio? Ce l'hai già, non devi spendere una lira. Ma Borriello ce l'hai già, però io penso che Borriello, adesso ognuno ha le sue idee sui giocatori. Io vedo che Borriello, tutti dicono che è un grande attaccante, no? Ma sì. Perché nessuno se lo prende? Non ho capito. Tutti dicono che è un grande attaccante, per me è un buon attaccante, non è un grande attaccante. Ma non mi pare che abbia questo grande mercato, non mi pare che abbia tutti questi grandi estimatori Borriello. Assolutamente. Borriello purtroppo ha preso un contratto faraonico fatto dalla vecchia società, sapendo benissimo la vecchia società che tanto non l'avrebbe mai onorato, perché la Roma ormai era quasi in vendita, no? Quindi è un giocatore che ha uno stipendio da top e non è un top. E siamo sempre allo stesso discorso. Ma ti rendi conto che Borriello guadagna come un centravanti titolare in molti club europei? Ti sembra una cosa normale a te? No, assolutamente, questo no. Purtroppo è così, però a me Borriello mi sembra la sora Camilla, che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Ci sono due insert, sarebbe meglio Gilardino a sto punto? Ma se stesse bene Destro, Gilardino era il giocatore ideale da mettere in panchina, eventualmente quando non giocava adesso poteva giocare Gilardino, mi segui?
Sì, sì. Il discorso è un problema, il problema della Roma è destro, perché destro doveva essere il titolare del nuovo campionato della Roma. Purtroppo ha un grosso problema che non si risolve, non si sa perché, per cui e per come. Ma fosse quindi... stato, Virgilio, perdonami, ma fosse stato recuperato troppo velocemente nell'ultimo... Può anche darsi, può anche darsi. Perché questo è un grande sbaglio evidentemente dello staff medico della Roma. Perché noi quando l'abbiamo vista alla festa di inaugurazione della società giallorossa, non so se anche tu hai notato la stessa cosa che ho notato io, fa fatica a tenersi in piedi, non a giocare a pallone. Io non ero allo stadio, ho visto delle ispezioni in TV, ho visto che camminava come uno che è appena uscito da una sala operatoria e sta recuperando, quindi minimo ci vogliono 3 mesi per recuperare destro. E quindi bisognerà aspettare... E questi 3 mesi che facciamo? Giochiamo senza centravanti? Ma forse fino alla pausa natalizia mi stanno dicendo qui dalla redazione. No, ma non credo che ci abbia addirittura a dicembre, io non penso. Forse un pochetto prima, chiaramente. Io penso che lui devi entrare a novembre, fine ottobre, novembre, ma sono tante partite. La Roma deve assolutamente acquistare una punta. Ma pensi che potrebbe essere del campionato italiano o Garcia guarda in Francia e in Inghilterra? Ma Garzia può guardare dove gli pare, anche il signor Sabatini può guardare dove vuole. E vabbè, l'importante è che arrivi un centravanti affidabile, non un giovane centravanti di belle speranze. Perché deve fare il titolare nella Roma, De Angelis. Sì, deve fare il titolare. Ma quindi... Girardino andava benissimo, secondo me. Se c'era destro titolare, segui? Sì, sì. A questo punto, se devo andare a pescare in Italia, io farei di tutto per prendere Matri, che secondo me è un giocatore affidabilissimo. E potrebbe risolvere per il momento la laguna provocata dalla fortuna. Non solo per il momento, guarda che Matri potrebbe giocare anche esterno, perché nella Juventus se non è che ha giocato solo centravanti. Virgilio, gli altri amici che ti hanno preceduto e che sono i soliti di sempre, chiaramente qui di questa è la Roma, sono tutti amareggiati per questa ondata di cessioni che si hanno avuto. Ma qual è questa ondata? Sì? Ma qual è questa ondata di cessioni? Marquinhos, Osvaldo e forse la... Ma scusa, Marquinhos e 35 milioni di euro, mi devi dire quale società europea non l'avrebbe ceduta? Ma la gente avrebbe ragione se la Roma prendeva 35 milioni di Marquinhos, che poi alla fine non sono 35, sono di meno, perché c'erano delle clausole, va bene. E vabbè, diciamo che 32... I 5-6 milioni di Stekelenburg, non ricordo la somma, no? Sì. Vendi due giocatori importanti e non vai sul mercato. Allora io pure mi inquieto. Ti ricordi Aquilani? Come no, mi ricordo tutto. 23 milioni, dove sono andati a finire? Lo sa la famiglia Sensi. Non è che sono andati sul mercato, te lo ricordi? Sì, 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 sì. La Roma, i soldi di Marquinhos, i soldi di Stekelenburg, li ha investiti completamente nel mercato. Fai i conti e vedrai che è come ti dico io. Però a oggi mancano i soldi di Osvaldo. È chiaro il concetto? Sì, 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 però veniamo un attimo alla difesa. Marquinhos nelle ultime uscite non fu proprio positivo, perché il signore Andrea Zoli, il gestore, voleva farlo giocare a tutti i costi come o terzino destro o terzino sinistro, ma come centrale. Il signor Marquinhos, anche se ha 18 anni, è uno dei centrali difensivi a livello mondiale più veloci che esistono. Quando tu hai Benassia, Maicon, Castan e Burdisso, che tutto hanno meno che la velocità nei... Ma guarda che la Roma sta cercando un altro difensore centrale. Ho capito, cioè... Poi non scordarti che adesso il cognome, io chiedo perdono a tutti, non sono un poliglotta, con le lingue ci sconfiggono poca confidenza. Gervia si chiama quel ragazzo? Sì, 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 sì. Allora tu devi sapere che la Roma quel cartellino di quel giocatore l'ha pagato il triplo, mi segui? Sì. Il triplo di quello che ha pagato Marquinhos. Perché Marquinhos quando è arrivato alla Roma è arrivato come una bella speranza. E tu sei meglio di me che le prime giornate non ha mai giocato. È vero. Quando c'è stato un problema di lentezza catastrofica tra Castan e Burdisso, il signor Zeman si è visto costretto a far giocare questo giovane talentuoso molto veloce, no? Sì. Però voglio dirti, quando è arrivato Marquinhos alla Roma non è arrivato con le stesse credenziali di Gervia, che già a livello oggi, a livello europeo, Gervia era un giocatore molto quotato. Infatti la Roma l'ha pagato tanti soldi. La gente lo sa quanto l'ha pagato il cartellino di Gervia alla Roma, tanti soldi.
A chi ti dice che non può essere il nuovo Marquinhos? Sì, potrebbe pure essere, per carità. Allora, poi scusa, Marquinhos ha dimostrato bellissime cose, no? Sì. Poi mi pare che nelle ultime 7-8-9 partite si è perso pure lui nel Bailam, no? Chiedilo ad Andrea... Ma tu devi chiedere ad Andrea Zoli perché si è perso Marquinhos, scusa. Sì, però Andrea Zoli ci avrà tante cose. Allora ricordati che per vincere col Pescara e vincere col Chievo Verona non ci voleva Mourinho in panchina, De Angelis. Questo è vero. La Roma stava in Europa. La Roma stava in Europa e non aveva bisogno di giocarsi tutto nella finale di Coppa Italia, esatto. Esatto. Quindi che stiamo a parlare? Guarda, Balzini ci ha avuto tante colpe, Sabatini ci ha avuto tante colpe. Io non c'ho nessuna stima, perché non li reputo grandi uomini di calcio, né Baldissoni né il signor Fenucci, quindi non li... io non c'ho una grande stima calcistica di questi personaggi, no? Però ti voglio dire adesso onestamente, ma per battere il Pescara già retrocesso e battere Chievo Verona ci voleva, chi ci voleva? Pelé, Maradona, Platini, Zidane. Ci voleva una squadra convinta e tutto era meno che una compagine convinta in quelle due partite. Scusami, prego. Andrea Zoli aveva anche i suoi limiti, ce n'ha tanti, sarà un incapace, perché io non lo discuto. Ma i giocatori della Roma dove stavano? De Angelis. E stavano forse già al mare. Ma questa è una cosa molto grave, però, se stavano sta al mare. E non stiamo a parlare di giocatorini, e qui parliamo di Castagne, di Marquinhos, parliamo di Totti, di De Rossi. Parliamo di giocatori importanti, sì. Lamela, ma di che stavamo a parlare? Esatto. Ma c'erano, non stavano. Senti, c'è Bruno di Testaccio che ti manda un grandissimo abbraccio, ha detto che ti segue tutte le sere perché lui attacca il turno alle 22, fa le notti praticamente, lavora in un ottambulo, Bruno, è un ottambulo. Esatto, no, lavora in una portineria di un hotel per cui ti ascolta sempre. Grazie, lo saluto con affetto. Virgilio ti dice, nello scambio Benassia Nico Lopez, l'affare l'ha fatto solo l'Udinese che si è preso un grandissimo attaccante futuro, una bella promessa. Futuro, sì, futuro. E noi ci abbiamo... La Roma avrebbe giocato Nico Lopez? Adesso è rotto destro, perché no? No, ma stiamo parlando di un esterno, non di una punta centrale, dai, Esatto. Poi cambiamo i ruoli dei giocatori. E Bruno conclude che praticamente l'Udinese... Scusa, Nico Lopez mica l'ha venduto la Roma. Vabbè, diritto di riscatto, lo sai meglio di me come funziona. Vabbè, ho capito, ma la Roma c'ha l'opzione sul diritto di riscatto. Esatto, e abbiamo preso Benassia che ormai è sul viale del tramonto. Non mi risulta. Vabbè. Non credo che sia così. Però lì aveva anche Domizzi, Danilo e Bastà, qui bisognerà vedere con gli altri giocatori. Ma tutti i giocatori bisognerà vederli quando cambiano squadra, cambiano città e cambiano tutto. Adesso Benassia ha dimostrato che è un buon giocatore già in Serie A con l'Udinese. Adesso non ho capito perché dovrebbe diventare un brocco con la Roma. Non capisco io, comunque per carità, io rispetto l'opinione di tutti, ma non concordo. Ma diciamo che siamo all'inizio ancora del campionato, bisognerà giocare la prima partita, per cui tutte le ipotesi sono buone. I tifosi della Roma devono essere arrabbiati come lo è Virgilio, perché sapendo già da mesi che Osvaldo non era più un giocatore della Roma, la Roma già doveva avere la carta di riserva, mi segui? Sì. E a due giorni, anzi a un giorno dalla convocazione della prima partita di campionato, la Roma, avendo Borriello in quelle condizioni, non c'è il centravanti, perché purtroppo destro non può giocare. Io per questo sono arrabbiato. Io non sto a pensare alla mela, quando lo venderanno dirò la mia. Se investiranno i soldi e faranno la Roma più forte gli dico bravi, se invece non lo faranno gli dirò che sono degli incapaci. Punto. Come lo hai detto anni fa nell'altra gestione. Sicuramente sì. Al momento di Aquilani, anche perché tu dici tranquillamente pane e pane e vino al vino e per questo vieni apprezzato. Ma scusa, Aquilani, quando l'hanno venduto? L'hanno venduto a un ottimo prezzo, anzi era stata una buonissima operazione di mercato, giusto? Sì, sì. Con sì. I 23 milioni di amici di Aquilani, se la Roma prendeva un altro giocatore di livello, un altri due poteva anche comprarlo, no? Avrebbe rinforzato la rosa che già era buona, no? Sbaglio? No, assolutamente. L'hanno fatto, dove sono andati a finire i 23 milioni di Aquilani? Sono andati a risanare i debiti... Non mi pare che con le cessioni di Stekelenburg e di Marquinhos e di Osvaldo ad oggi hanno attappato qualche buco, perché li hanno reinvestiti. Mancano 9 milioni e mezzo alla Roma, quelli di disavanzo di Osvaldo. Ho capito. Veniamo un attimo invece al Livorno-Roma che si giocherà domenica. È una partita che, viste le due compagini, sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Sulla carta no, però le prime partite di campionato.
Sì, vabbè, però come hanno detto pure gli altri amici che sono intervenuti, il Livorno è un cantiere a cielo aperto. Cioè... Non lo so, perché non seguo le vicissitudini di Cuba io. Esatto. Sulla carta non c'è partita. Sì. Sulla carta la Roma ha già vinto 3-0 prima di scendere in campo. Poi bisogna... però poi il pallone è rotondo, il campo è rettangolare, le porte sono rettangolari, capisci come calcio, no? Ascolta, ma a proposito di Livorno-Roma, no? È possibile che si può andare là solo se uno possiede la tessera del tifoso? Ho capito bene o sono io no, che... Ho capito benissimo, a parte che c'è una trasferta comunque reputata ad alto rischio perché non scorre buon sangue tra noi e Cuba, tu lo sai, no, queste cose? Sempre che te le dico io. Sì, Virgilio, però è una partita di pallone, non è una guerra del politico. Sì, purtroppo ci sono delle imposizioni, anche se non sono... giuridicamente valide, perché tu sei meglio di me che la tessera del tifoso è stata un'imposizione dettata dal padano, ma era una circolare per cercare di, non è che hanno fatto un decreto legge in cui si obbliga, tant'è vero che la società della Roma ha cercato un escamotage e in parte ci è riuscita facendo fare gli abbonamenti a prescindere dalla tessera del tifoso, con cui puoi anche andare in trasferta, però ci sono trasferte che l'osservatorio reputa molto difficili. Cuba è una di queste, perché tra i cubani e noi non c'è un buon rapporto. È una partita rischiosa per le tifoserie. Ma si chiede il difficile e l'assurdo a un tifoso del Livorno di tifare solo per la propria squadra e basta, perché se c'è No, ma lì si fanno anche per altre realtà. Sì, vabbè, è la realtà politica soprattutto, e quindi non scorre buon sangue, quello è il discorso. Esatto, però se io vado a vedere Livorno-Roma, scusa, per un attimo, per 90 minuti, me ne frego assai della destra e della sinistra, voglio vedere i miei giocatori che giocano e battono gli avversari, o no? Sì, ma dovrebbe essere così, ma siccome non è così, e tu lo sai meglio di me, stiamo parlando del nulla. Esatto, sì, ma è una malformazione ideologica solo italiana o è comune a tutto il mondo, secondo te? Ma io credo che anche in altri parti del mondo ci siano queste partite ad alto rischio tra varie tifoserie. Diciamo che in Italia in certe città e con certe squadre è più acuta. Esatto. È più accentuata, anzi, per parlare bene l'italiano. Esatto. Dopo aver visto la Roma in qualche amichevole, che vabbè, le amichevoli lasciano il tempo. No, che... io non le giudico, le amichevoli non contano niente. Guarda la Juventus. Vabbè, la Juventus in amichevole è stata, diciamo, negativa, poi alla prima... appunto, di che parliamo? Però lì bisogna... Guarda, io non mi faccio abbagliare delle partite di agosto e di luglio, nel bene sia quando vinci che quando perdi, perché non contano niente. Perché giustamente gli allenatori provano degli schemi, provano dei giocatori, fanno giocare molti giocatori in ruoli diversi per vedere le attitudini. Quindi io non le conto, quello che conta è domenica. Che bisognerà portare i tre punti a Roma come primo... Assolutamente. Come primo obiettivo. Sei fiducioso, certo. Oppure sei realista? Per no, dire... io sono sempre fiducioso. Sempre fiducioso. Per cui speriamo venerdì prossimo di poter parlare, non dico di una Roma spumeggiante, però di una Roma convincente almeno. No, speriamo di parlare di una Roma che c'ha tre punti in classifica. C'è tempo per vedere la Roma spumeggiante e la Roma che fa un grande calcio. Siamo alla prima del campionato. Sì, ancora bisognerà, ma il fatto che non si gioca nessuna competizione europea per assurdo potrebbe essere buona, positiva, o no? Può essere buona perché ti concentri soltanto sul campionato, in teoria, quindi le energie le distribuisci meglio, per esempio è stata una delle fortune di Totti, no? Anche perché giocando una volta a settimana l'anno passato, il campionato scorso, lui ha mantenuto una forma ottima, no? Cioè, sì. Se giochi tre partite a settimana diventa tutto un po' più complicato. Esatto. Virgilio, scendo un attimo fuori dalla Roma, è la Juventus la squadra da battere per questo campionato? Ad oggi penso proprio di sì. La sorpresa da dove potrebbe arrivare invece? Beh, ma il Napoli non è una sorpresa perché è un buonissimo organico, anche se senza Cavani sono molto curioso di vedere come giocherà in attacco. Poi che c'è? Il Milan non mi pare che abbia fatto grandissimi investimenti a oggi, perché poi il mercato, ricordo, chiude il 2 settembre non solo per la Roma, anche per gli altri. La Fiorentina? La Fiorentina sembra che sia ben assortita, però ripete il campionato dell'anno scorso, non lo so. I Longobardi dell'Inter? No, io guarda, i Longobardi dell'Inter, noi ci lamentiamo giustamente della nostra proprietà, dei nostri dirigenti, ma non mi pare che la stiano operando meglio. Ma lì se arriva l'indonesiano arrivano milioni e milioni però. Perché non arriva a Roma un bel indonesiano? Che non lo so. Ma possibile che a Roma non si innamora nessuno? Ma te sei mai posto questa domanda? Sì, e difatti si erano innamorati...
Se erano innamorati i russi della Nafta Mosca, li hanno fermati prima. Se era innamorato un americano non meglio identificato, avevano detto... No, che... era identificato, si chiamava Soros. E lo so. Però hanno detto che alla fine non era interessato. Boh. Sì, sì, perché sono arrivati... c'erano gli arabi fantasmi che avevano alzato la quotazione della Roma. E poi magari vediamo le telenovele fuori stagione, quando arriva un arabo... Quello sì, non meglio identificato, che diceva di essere... Ma quello è proprio sconosciuto. Però. Esatto, e che aveva praticamente venduto millantato credito. No, però scusa, io vorrei dirlo anche a tutti i romanisti che ci ascoltano. Noi sì. Diciamo sempre Roma è la città più bella del mondo, è la storia, è l'immagine, il marchio della Roma si vende dove ci pare, è PDP, è patapà. Ma possibile che tutti questi arabi, tutti questi russi si innamorano di tutte squadre inglesi, di squadre spagnole... E nessuno si innamora della Roma. Ma ti siamo mai chiesto perché? Difatti lo vorrei... Se lo domandassero. Ma c'è una spiegazione, Virgilio? Ma evidentemente la pille che noi diamo alla nostra gloriosa società, la cosa che amiamo di più di tutti, oltre che dopo la famiglia, evidentemente per gli investitori non è così. Cosa vuoi che ti dico? Perché questa è la cruda realtà. Cioè c'è un indonesiano disposto a versare 360 milioni di euro per acquisire il 75% dell'Inter, quando con 360 milioni in contanti se la compra due volte la Roma l'Indonesia. Mi segui? Sì, sì. E allora domandiamoci il perché, per cui e per come. Roberta da Morena ci sta scrivendo un grande abbraccio all'onnipotente Virgilio. Onnipotente, sono in cielo e onnipotente. Esatto. Comunque la ringrazio del pensiero. Perché è l'unica trasmissione della Roma che si può ascoltare la sera. Ha ragione lì, perché parla la gente e la gente è protagonista. Roberta, oltre che dirti Forza Roma e scrive a me di non fare il gufo, vorrebbe sapere, extra Roma, che tempo sta facendo al mare, perché domani mattina deve decidere se andare al mare o meno. Pure questo, ci fai anche un meteo. Oggi è molto ventilato, il cielo è bello, il mare è così così. Però domani non credo che le previsioni diano una bellissima giornata. Però sai, dal mare a Roma, anche se sono pochi chilometri, il tempo cambia. Ieri per esempio a Roma pioveva, io ero qui e c'era il sole, per dirtene una. È vero. Ti manda un grande abbraccio anche Agostino, ma qui avrà scritto il papà, che si definisce tifoso giallorosso di 8 mesi. E qui ha scritto il papà o la mamma. Per forza. Poi c'è un nome che noi romanisti amiamo particolarmente, perché ci ricorda il grande di Bartolomei. Esatto. Silvana invece ti chiede se Radio Manamanà ha previsto le radiocronache in diretta delle partite della Roma. No, quella c'ha l'esclusiva Radio Boston. Radio Boston? Sì, ho capito. Però mi mancava Radio Boston. No, io ogni tanto la chiamo Radio Boston trattino i credit, no? Perché ormai è molto vicina alla società. Prima c'era Radio Sense, ora c'è Radio Boston. Ho capito. Passa il tempo ma non cambiano i privilegi. Quindi praticamente Radio Boston, come la chiami te, e l'altra per la Lazio sono quelle che hanno preso i diritti in esclusiva per le partite, ho capito bene? Sì, bravo, hai capito bene. Esatto. Alberto invece ti dice, perché non dite nulla degli aumenti dei prezzi di Sky e di Mediaset? Non è possibile vedere le partite di calcio spendendo un patrimonio. Però non è obbligatorio. Apposta se ne approfittano, caro De Angelis. Sai, con la Rai può anche lamentarsi, paghi un canone, anche se poi anche lì non è che c'hai l'obbligo di fare il primo, il secondo e il terzo, no? Sì. E se ne approfittano, non è un obbligo abbonarsi a Sky o a Mediaset, è una scelta, no? È come l'abbonamento della Roma, sì, si fa per amore, però non è che c'è qualcuno col fucile piantato che si obbliga a fare l'abbonamento. Se lo fai, sai quanto costa, ti puoi lamentare del prezzo, però se te lo fai... Io pure trovo che sia molto alto il prezzo di Sky e di Mediaset. Sì, anche perché nel frattempo sull'altro monitor sono andato a vedere, allora l'ultimo listino prezzi, ad eccezione delle promozioni che faranno uscire, parla per tutto Sky di 72 euro al mese e per tutto Premium di 42 euro al mese. Anche Mediaset Premium non è più quella da 18 euro al mese. Perché non c'ho mai avuto Mediaset, io sono anni che sono abbonato a Sky. Esatto, però 72 euro al mese mi sembrano una bestemmia, C'è da dire che adesso hanno anche aumentato, credo, anche perché adesso hanno preso i diritti televisivi anche del campionato tedesco, del campionato francese e del campionato spagnolo.
perché adesso si sono inventati Fox, no? Hai visto Fox? E Fox? C'è Fox Calcio. Esatto, e Fox... Che è inclusa, per i vecchi abbonati come me, già inclusa nel pacchetto, quindi non pago niente di più. Forse per i nuovi abbonati faranno pagare qualcosa in più. Ma ecco, tanto stai sereno che faranno le promozioni, vedrai che abbrasseranno. Sì, sì, sì. E ti dico una cosa su Fox, che Fox è nata, per quanto riguarda l'Italia, da una fusione di accordi tra Mediaset Premium e Sky per fronteggiare l'arrivo di Al Jazeera Sport International, che gratuitamente... però bisogna vedere se sulla parte italiana la oscureranno, farà vedere gratis molte molte partite dei campionati europei, tra cui anche quello italiano. Se fosse così, ci facciamo quattro risate. In che lingua? In inglese. Non lo so, però Al Jazeera, per chi ha tablet e varie, si prende Al Jazeera. Sì, sì, può anche darsi che qualcosa si possa vedere, ma non credo assolutamente che puoi vedere le partite che tu desideri, o vedere tutto il calcio italiano, tutto il calcio, esatto, tedesco, tutta la Premier League, tutto il calcio spagnolo e francese. Su Al Jazeera Sport le uniche parentesi italiane che sono state due interviste nell'ultimo mese è stato con Renato Zaccheroni, che è il mister del Giappone, e con Walter Zenga, che era stato appena esonerato, e c'era il traduttore che parlava in arabo, ma Zenga parlava in italiano e si è capito benissimo. Quelle sono state le due parentesi italiane negli ultimi tre mesi di Al Jazeera Sport International. Però io non seguo Al Jazeera perché non mi interessa quel mondo, quindi non lo esatto so. E chissà, ma se Al Jazeera comprasse la Roma, è fantasia, è utopia, no, porterebbe tanti di quei soldini che alla fine non ci sono arabi che si innamorano della Roma, purtroppo. E chissà, la speranza è ultima a morire, però, no? Okay, anche perché guarda, anch'io in questo momento direi va via Pallotta, viene un arabo, un russo ricco, io sarei contento. Esatto. Ma se va via Pallotta, ma la Roma chi la compra? Io vorrei che tanti tifosi della Roma se lo chiedessero. È facile dire va via, vattene, per carità, ma poi sto 70, ormai arriva dal 70% l'acquisizione del gruppo americano, no? Lo sai? Sì, sì, sì. E sto 70% chi lo compra? Qualche arabo? Magari. Qualche altro... ma no quelli falsi, quelli veri, quelli sì, sì. O altrimenti il cugino di Toir dell'Indonesia, così uno si prende l'Inter e un altro si prende la Roma, ma magari fosse. Magari, venisse con 300-400 milioni di euro andiamo a prendere l'aeroporto. E dai, che alla prima di campionato si può ancora sognare, poi dopo dovremo fare i conti sportivamente con la realtà. Virgilio, ti preanticipo, senti io che razza di vocabolo tiro fuori, ti anticipo che quest'anno sarai intervistato qui su Stapp Radio anche da un'altra trasmissione che si chiama Fra Calcio e Realtà, che si occupa di attualità, e sull'operato del sindaco di Roma Marino, perché... l'uomo dalla bicicletta d'oro. Esatto, perché la pedonalizzazione eccessiva che quest'uomo sta facendo dentro Roma sta creando disagi a più non posso. Le pedonalizzazioni sono belle, le piste ciclabili per carità aiutano a farti mantenere in salute, però bisogna vedere pure il resto delle problematiche. Qual è? Mi è capitato di vederlo ai Parioli una sera, sul tardi, sì, con cinque... come si chiamano questi del servizio... Sono dei vigili, credo, che vanno in bicicletta? Sì, penso della polizia di Roma Capitale, sì. Io credo che avranno dei turni, no? Quindi 5 la mattina, 5 il pomeriggio e 5 la sera. Credo che se li sommi fra straordinari, diari e cose, costano più di una moto blu. Sì, penso pure io, anche perché il signor sindaco, oltre la scorta istituzionale, potrebbe permettersi anche una scorta privata e pagarsela. L'ho visto con i miei occhi, era lui in bicicletta, con 5 persone... in bicicletta con le magliette bianche, i caschetti, tutti carini. Ma qualcuno... però credo abbiano dei turni, no? Quindi cambieranno 3 volte il turno. Quanto costano al giorno? Penso che i turni ordinari siano di 4-6 ore, tutto quello che si fa in più è straordinario, che per il momento però ci sono difficoltà ad essere pagati per la scarsità dei fondi che ci sarebbero in cassa. Comunque. Nell'altra trasmissione poi ne parliamo civilmente, certo, e tranquillamente, perché Gianni Alemanno aveva pure i suoi torti e i suoi errori, ci mancherebbe altro, però questo in qualche mese lo sta battendo in negativo clamorosamente.
parte, perché pur di vedere di buttare giù uno è stato votato un altro signore che probabilmente con Roma non ha nulla a che spartire. E qui mi fermo perché questa è una trasmissione sportiva, giustamente la redazione subito mi ha beccato. Però ne riparleremo, parola mia, parola di Roberto De Angelis. Virgilio, ti ringrazio, buona fine... Non mi ringraziare, perché è un piacere parlare con te e i tuoi radioascoltatori. Esatto, ma ti ringrazio innanzitutto dell'amicizia che dai e soprattutto della tua disponibilità e della cortesia, perché è un immenso piacere dialogare con te. A volte si è convergenti con le tue idee, a volte no, fa parte di... ci mancherebbe altro, ognuno usa il proprio cervello, ognuno ha le sue convinzioni, io rispetto tutti, l'importante e che gli altri, anche se non condividono, rispettano le mie e le nostre. Esatto, e soprattutto non è un mistero né un segreto che il re degli ascolti in modulazione di frequenza romana della sera e della notte sei proprio te che mi stai parlando in questo istante, per cui può darsi che la sincerità e la spontaneità che tu metti nell'allestire e presentare una trasmissione la gente ripaga con gli indici d'ascolto, il che non è poco. Virgilio... grazie, sei troppo buono. Virgilio, un grande abbraccio e buona domenica. Anche a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao. Grazie, ciao, ciao Virgilio, ciao. Ciao ciao. Allora, ringraziamento così anche al nostro Virgilio. Io direi che come prima puntata ci siamo, dovevamo fare solo dei piccoli insert e invece ci siamo allungati, ma è giusto allungarsi, perché poi se ci sono le motivazioni, se ci sono i motivi, se ci sono le esternazioni da dover dire, da dover affrontare, è giusto parlarne, è giusto evidenziarle, è giusto analizzarle. Allora, abbiamo avuto quattro opinionisti, anzi quattro amici che hanno fatto il punto sulla Roma. Jacopo Palizzi, Luigi Pasculli e Federico De Angelis per il momento sono amareggiati perché la campagna acquisti e cessioni è sotto gli occhi di tutti. Virgilio, pure con mia sorpresa invece, è su un altro binario. Dice sì, sono stati ceduti dei pezzi pregiati, però se quei soldi vengono reinvestiti sul mercato e la Roma riuscisse ad acquistare giocatori di media e alta qualità, signori, aspettiamo prima di piangere, perché il campionato ci deve ancora essere. Allora, io purtroppo sono per il momento amareggiato, amareggiatissimo, anche perché se stasera alle 19.30 ci sarà l'annuncio della cessione di Eric Lamela, tutto ho mandato giù, ho mandato più giù la cessione di Osvaldo, non ho mandato giù, e l'avevo detto anche in Stop Mercato con Stefano Tini, col direttore Stefano Tini, che era una grandissima perdita. Se stasera ci fosse l'ufficializzazione della cessione di Eric Lamela, ebbene, questa è una società che baderebbe molto al concreto, quindi a recuperare soldi. Non si investe sul mercato acquisti se prima non ci sono cessioni forti che ti portano altri soldi. Io avrei sperato come tanti tifosi e tante tifose giallorosse, che i soci americani, James Pallotta e company, chiaramente, tanto per capirci, oltre che aspettare i soldi delle cessioni illustri, dei pezzi da 90 di questa squadra che si chiama Roma, avessero investito un capitale di dollari americani, e non mi risulta che siano pochi, extra per poter comprare altri giocatori e fare, perché no, una Roma più forte, una Roma più gagliarda, una Roma più tosta, una Roma che potrebbe e avrebbe potuto lottare per le prime posizioni. Silvana mi sta dicendo: sei troppo amareggiato e ancora dobbiamo giocare. È vero, Silvana, se dopo 5 partite la Roma stesse a 15 o a 13 punti o a 12, allora mi rimangio quello che ho detto, perché dobbiamo vedere adesso partita per partita. Ripeto, con Livorno sulla carta non c'è scontro, la Roma vince sempre anche a occhi chiusi, bisognerà vedere il clima che troverà la squadra, e soprattutto io spero che si possa assistere a Livorno a una partita di calcio con gli sfottò calcistici, perché quelli di estrazione politica con la partita non c'entrano assolutamente nulla, sia che uno la pensi di sinistra sia che uno la pensi di destra. La partita di calcio non può essere politicizzata, è uno spettacolo, è una gara sportiva, e allora perché insistere su questo terreno che porta solo sterilità e, portato alle estreme conseguenze, porta una violenza che è ingiustificata, potrebbe portare una violenza. Allora, un appello a tutti quanti, visto che il web arriva da tutte le parti, sia ai livornesi che
anche ai romani che andranno lì. Vogliamo vedere la partita di calcio. Noi tifiamo Roma con la speranza e la certezza che la Roma possa vincere. Se poi non sarà così, analizzeremo e vedremo il perché la Roma non riesce a vincere o non riesce a essere convincente. Però la violenza potenziale, ipotetica, dentro lo stadio di Livorno e fuori dello stadio di Livorno non ci dovrà assolutamente essere, e spero, forse è un'utopia, che ci siano solo bandiere del Livorno Calcio e bandiere della Roma Calcio. Vedere simboli politici contrapposti sinceramente mi viene la nausea e mi fa sfuggire poi quello che è l'obiettivo principale di Livorno-Roma: vedere la partita e capire se la Roma è all'altezza del massimo campionato di Serie A, è all'altezza per poter dire la sua per le prime 3-4 posizioni. Oggi come oggi siamo tutti molto scettici, speriamo che sia soltanto l'amarezza di un precampionato e di un inizio campionato che ancora non ha visto la squadra giallorossa protagonista sul campo. Per quanto ci riguarda è tutto. Roberto De Angelis ringrazia Jacopo Palizzi, Luigi Pasculli, Federico De Angelis e Virgilio. Vi ricorda che poi nelle prossime puntate avremo anche tanti altri nuovi amici e amiche che parleranno della Roma, per cui spero di trovarvi sempre qui su www.stapradio.it, come dico io dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, ma la mia esortazione quando dico dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, è quella di seguire, in particolare questa è la Roma per noi giallorossi, per noi del mondo giallorosso chiaramente, ma di seguire tutte le trasmissioni interessanti di stapradio.it, a tutta Juve, Aquile Bianco Celesti, Stap Motori del nostro direttore Stefano Tini, 10 più Jolly che stasera riprenderà alle ore 19.30 dopo di noi, e tante altre trasmissioni, Fra Calcio e Realtà con Norberto Nicolai e il sottoscritto, l'oroscopo della settimana che tornerà venerdì prossimo, visto che ancora abbiamo in auge quello del mese di agosto, e tante altre sorprese che ci saranno. Ricordo poi che dal 7 settembre tornerà Talenti Sprecati, seguite Talenti Sprecati con Emiliano Ginestrini, mi raccomando, una trasmissione sui generis che rompe gli schemi della monotonia, rompe anche gli schemi della normalità della presentazione di una trasmissione radiofonica, però proprio per questo è stata apprezzata da numerosi ascolti, da numerosi ascoltatori e ascoltatrici. Non voglio annoiarvi di più perché sennò il comizio durerebbe ancora altre due ore. L'importante è che facciate aumentare la famiglia di stapradio.it. Stapradio.it si può raggiungere dal sito, si può raggiungere da 10piujolly.it, e per riascoltare le trasmissioni si può andare su 10piujolly, su stapradio.it, perché i file vengono tutti registrati. E attenzione, le trasmissioni vanno in diretta e registrata sul canale di Facebook Fantacalcio Tini, vanno sul canale di Twitter Rob De Angelis, Rob De Angelis tutto attaccato con la doppia S finale, e si possono sentire in diretta e riascoltare registrate sul canale di YouTube 2323 Riccardino, dovete scrivere 2323 a numero e attaccato Riccardino, entrate sui video perché sta sotto l'etichetta video e troverete tutte le trasmissioni di stapradio.it dal, se non vado errato, da febbraio 2012, quindi non c'è solo questa è la Roma, ce ne sono tutte. E a proposito di Facebook, per tutti coloro che ci stanno seguendo da Facebook, Augusto, ti chiedo la cortesia, finisci di scrivere dei pensieri che non sono positivi, perché? Augusto mi dice, possibile che sul tuo canale di Facebook Giallorosso si debbano sentire anche altre trasmissioni sportive? Allora, il mio canale Giallorosso di Facebook, Roberto De Angelis, con la doppia S finale, la maschera di Zorro si riconosce, rimanda integralmente tutte le trasmissioni di stapradio.it. Lo voglio precisare una volta per tutte. Regista, fermati un attimo perché lo devo precisare questo. Allora, rimandando in diretta e in registrata tutte le trasmissioni di stapradio.it, ci sono trasmissioni sportive della Juventus, della Lazio, della Roma, tra un po' ci saranno anche di altre squadre che giocano in Serie A e forse di una che gioca in Serie B. Dobbiamo consentire a tutti i tifosi di tutte le squadre di poter dire la loro. Poi il canale Roberto De Angelis è chiaro che è giallorosso, quello non
cambia. Ma quando noi ripetiamo le trasmissioni sportive di stapradio.it, le ripetiamo tutte, non possiamo togliere quella della Lazio o quella della Juventus o quella dell'Atalanta o quella del Torino, del Napoli o dell'Inter, ci sono tutte, sta a voi poi seguirlo o meno, sentirle tutte oppure sentire solo la squadra che più vi interessa. Poi c'è anche l'attualità con Fracalcio in realtà, c'è anche talenti sprecati, c'è Stap Motori che sta riscuotendo veramente tanto tanto successo e tanto riscontro perché mancava proprio una trasmissione dedicata all'oceano mondiale dei motori, motori, motociclette, Formula 1 e chi più ne ha più ne metta, per cui c'è spazio per tutti. E allora, precisato questo, mi raccomando, seguite stapradio.it. Questa è anche la frenesia di essere tornato dietro un web microfono dopo tanti e tanti guasti tecnici. Per quanto ci riguarda, da Santa Marinella è tutto, ringrazio in redazione romana Federico De Angelis e Luigi Pasculli, noi ci risentiamo venerdì prossimo con Questa è la Roma, un grande abbraccio e buon fine settimana proprio da Roberto De Angelis, ciao a tutti.